su come si svolgeranno i lavori di questo pomeriggio. I programmi l'avete avuto, poi noi avremo al termine di questo forum, avremo la premiazione del premio sulla sostenibilità nell'ambito del turismo, ma quella è una sessione che inizierà intorno alle 18. Prego, Anna Maria. Sì, buon pomeriggio a tutti. Grazie ad Aurelio per questa iniziativa, per questa organizzazione molto precisa e puntuale. Cominciamo, apriamo questo forum che in realtà ruota intorno, prende l'avvio dalla presentazione del dizionario di economia ecologica curato dal professor Addà, ma che affronta il tema più ampio della crisi ecologica e la crisi economica come componenti, due facce di una stessa medaglia, componenti che si influenzano continuamente a vicenda e di questa cosa siamo tutti consapevoli. I relatori avranno a disposizione una trentina di minuti, ho preparato l'orologio. E quindi io partirei subito con il primo intervento, che è un intervento diciamo di coppia, combinato, modulare, di Massimo Scalia e Aurelio Angelini. Massimo Scalia è stato impegnato nell'insegnamento e nella ricerca nella fisica per oltre 40 anni all'Università della Sapienza di Roma. Ha lavorato su teorie e modelli per sistemi dinamici, meccanici e biofisici, con un focus particolare sul tema della stabilità, della biforcazione e del comportamento caotico, che è un tema che interessa molto anche noi sociologi, magari su temi, su materie diverse. Inoltre si è occupato della relatività e di bioelettromagnetismo. Ha fatto molti lavori, ha scritto, pubblicato molti lavori sul cambiamento climatico e sulle sue conseguenze economiche e di recente ha sviluppato un modello teorico che combina variabili economiche e variabili ecologiche in un unico sistema dinamico. È stato anche impegnato in politica come parlamentare dei Verdi tra l'87 e il 2001. E tra i promotori, credo se non proprio il promotore, della legge sulle rinnovabili. Ha anche presieduto la commissione d'inchiesta sulle ecomafie e dal 2013 al CIRPS come responsabile del bioelettromagnetismo. Nel 2018 succede a Stefano Parisi come presidente della commissione. Giorgio Parisi, scusate, come presidente della commissione sulla dismissione degli impianti nucleari. E io do subito la parola al professor Scalia, prego. Grazie. Mi sembrava un po' un elogio funebre, però va bene. Penso che tutti apprezziate questo odore di sagrestia stratificato sull'arco di 2 secoli. Eccezionale. Allora, perché il titolo? Spieghiamo il titolo. Si va così? Sì. Spiega anche che è mezz'ora in nostri. No, purtroppo per voi sarà mezz'ora e mezz'ora, mezz'ora e mezz'ora, perché la mia voce è questa e dopo la prima mezz'ora dà fastidio a me già adesso, figuriamoci a voi, però. E quindi avrete una voce nuova, vibrante. Il titolo è fantasioso fino a un certo punto, è una reminiscenza dell'Antico Testamento. Il popolo eletto passa da queste due barriere di mare che si è aperto. E invece Faraone gnafa e le onde si richiudono sui carri di Faraone. La metafora è evidente: abbiamo due pareti incombenti, la crisi economica e la crisi ambientale. E la domanda legittima è: ma questa volta si salva qualcuno o non si salva nessuno? Allora, cominciamo a illustrare. Poi Aurelio farà la parte sull'economia e faccio quella sull'ambiente. Cominciamo a illustrare i punti fondamentali, insomma, i punti più noti della crisi ambientale. La sistematica spoliazione di tutti i materiali del sottosuolo. Oggi si parla molto di video perché ci sono anche le macchine elettriche, ma tutti i cosiddetti le terre rare, no? I lantani, eccetera.
sono quegli elementi che rendono possibile la nostra estremamente affluente economia domestica fondata su tutti gli elettrodomestici, su tutta l'elettronica di consumo. La curva rende ragione della produzione e anche dei paesi che erano i maggiori produttori hanno finito di esserlo, però. Questo è un tema, niente, o domani, perché. Beh, vediamo. Il land grabbing è l'accaparramento di territorio nella forma di mercato, cioè una compagnia privata o uno Stato può comprare territorio in un altro paese. Tipicamente ricorderete qualche anno fa compagnie private si erano consorziate per comprare 47.000 km quadrati di Amazzonia dal Brasile. Ecco, sono cose di questo tipo. Questo disegnino è carino perché lo potete trovare in tempo reale sul sito e che poi viene qui indicato, si trova e si può seguire giorno per giorno quasi come va questo land grabbing, il quale land grabbing si porta dietro anche l'accaparramento delle acque, perché comprando i territori tu ti porti via anche le acque dolci, acque potabili, e molti sostengono che la terza guerra mondiale non si farà come prolungamento di questa che è già in corso, ma proprio sull'acqua. Il land grabbing è stato stigmatizzato dalla conferenza di Tirana già nel 2011 come una nuova forma di colonialismo, perché le terre vengono cedute e però le popolazioni, i diritti cancellati, e quindi è una forma odiosa di nuovo colonialismo. E a proposito dello sfruttamento, della spoliazione delle risorse della terra, andiamo a ritmo che già è stato denunciato più volte dall'UNEP, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Protezione Ambientale. I numeri sono impressionanti, li vedete, e al 2050 arriveremo a un consumo di risorse che è del tutto insostenibile. Allora, il suggerimento è: siamo tecnologici, siamo avanzati, beh, impariamo a fare lo stesso con meno, cioè tutto quello che ci serve produciamo, facciamolo con molte meno risorse materiali. Questo richiede tecnologia, intelligenza, investimenti, un ripensamento completo e delle politiche nuove. Quindi, vabbè, stiamo parlando dell'utopia. Questa è l'alza pianta disponibile che si può seguire giorno per giorno. È una degli aspetti, uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, la siccità, che si sta estendendo in moltissime aree del mondo. La battuta è che tra qualche anno i datteri la raccoglieranno in Baviera, e però non è che ci stiamo andando molto lontani. Con tutto il pandemonio di specie, insetti che si dislocano in modo diverso, e quindi si crea, diciamo, un qualcosa che è opposto alla sostenibilità della diversità. Però noi non siamo in Australia, c'è quindi che ce frega, però l'erosione della barriera corallina è una delle cose più drammatiche che è in corso, ma da anni, i primi studi risalgono agli anni 80, cioè oltre il 60% delle barriere corallina sta andando male, è privo dei pesci, e i pesci sono fondamentali, privo dei pesci perché li pescano, ovviamente vanno vicino alle barriere per pescare di più, ma i pesci hanno una funzione fondamentale perché ripuliscono i coralli e soprattutto si mangiano l'alga killer che ammazza i coralli. Tutto questo equilibrio è in fortissimo degrado. E qui qualcuno di voi tanto vede, perché qualche telegiornale fa, colossali blocchi di ghiaccio che si staccano e cadono. Ecco, allora, quelle sono bazzecole dall'Antartide. Nel luglio 2017 si è staccato, ormai sono numerati dalla piattaforma artica,
Larsen, che qui viene rappresentata, si è staccato, si aveva un iceberg grande come la Liguria, più di 5.000 km quadrati. E qui c'è l'elenco, quello del luglio 17 è a 68, poi c'è stato a 74, poi c'è stato a 75 e quest'anno quello più piccolo sono 1.500 km quadrati a 81. Li vediamo qui tutti assieme e la conclusione è, questo è l'ultimo, come se l'immagine NASA, come hanno visto l'inizio del distaccamento del piccoletto da appena 1.550 km quadrati. Ecco, la conclusione è questa, che la luglio di quest'anno, credo che sia stata di nuovo la NASA, però non ci giuro, ha rilevato che rispetto alla media estate e inverno ci sono dei movimenti della parte di bordo dell'Antartide, ma rispetto agli ultimi 30 anni se n'è andato via a luglio qualcosa come un po' più dell'Argentina e 9 volte l'Italia. Questo è quello che si è perso e diciamo l'accelerazione funziona purtroppo anche da questo punto di vista. Allora, quasi tutti questi disastri, siccità, non li ho neanche citati gli eventi meteorologici estremi perché abbiamo ancora in mente l'immagine sconvolgente dell'alluvione in Libia. Chi si ricorda più dell'uragano Katrina 2005 a New Orleans, che diciamo divenne modo popolare di dire ci sono gli eventi meteorologici estremi, a Roma poi sono molto fini, lo sanno dire bene. Tutto questo scombussolamento, usiamo un termine molto scientifico, a che viene fatto risalire? Viene fatto risalire all'effetto serra. Come l'effetto serra è quello che ci ha fatto, ha garantito la vita sulla Terra, vero, per alcuni, per un paio di miliardi di anni, però qualcosa è andato storto, cioè se ne è accumulato troppo nella troposfera, la parte più vicina alla Terra, e il ritmo di crescita delle emissioni è rappresentato da questa curva famosissima, è quella che mi dà la concentrazione in atmosfera rilevata dell'osservatorio del Mauna Loa, e anzi questo è l'ultimissimo, quindi in realtà l'hanno pure cambiato perché c'è stata un'eruzione, sono andati in un'isola vicino, diciamo, però al di là di queste technicalities l'andamento è impressionante. Siamo arrivati a superare le 420 parti per milione, che è un modo di quantificare la concentrazione della CO2 in atmosfera. Nel 2021 abbiamo superato le 420 parti per milione. Qui c'è stato un problema, perché voi credo siete ormai abituati a sentire parlare non solo di effetto serra ma anche di gas climalteranti. Questo climalteranti è stato abbastanza avversato dal mainstream dei climatologi. Perché? Sostanzialmente perché, lo dicevano, l'atmosfera non ha ruolo nei cambiamenti climatici e quindi i gas serra, che stanno nella parte più bassa dell'atmosfera, perché vi inventate che possano cambiare il clima? I climatologi sono cattivi, alcuni di loro sì, sicuramente sì, però diciamo erano in qualche modo un po' accecati da un modello molto forte che è quello che è successo nel DS recente, che però mi risparmio perché sennò non finiamo mai, insomma ci avevano delle loro buone ragioni a sostenere che cosa? A sostenere che appunto l'atmosfera non conta perché i veri fattori delle modificazioni sono due: le correnti oceaniche, e per essere più precisi la salinità delle correnti oceaniche, e il bilancio delle grandi masse ghiacciate.
al di fuori di questo non ci sono modifiche del clima. Invece nel 2002 esce un rapporto commissionato dall'Accademia delle Scienze Americane al loro CNR, il cui titolo è Abrupt Climate Change, che si basa su studi fatti sul campo, prelievi, eccetera, un sacco di cose. Sull'arco di 10 anni loro dicono: attenzione, l'atmosfera, il clima cambia, e chi è in grado di produrre cambiamenti improvvisi nel clima è proprio l'atmosfera. Perché? Lo anticipo, lo vedremo anche dopo. Perché l'atmosfera è molto più agile delle grandi masse ghiacciate o delle correnti oceaniche, e per di più ricopre, cuce assieme terre e oceani. Quindi è esattamente la miglior candidata a produrre un cambiamento climatico repentino. Questo è il Santino che da circa 20 anni mostra sempre in queste circostanze, è il rapporto Abrupt Climate Change. E qui adesso cerchiamo di capire. Scusate, io insisterò un po' pignolescamente e un po' da professore, mi perdonerete, perché io vedo anche persone che si penso fino alteranti, non so se qualcuno di voi legge, è il miglior giornale, chiamiamolo così, online, che contesta in maniera puntuale, rigorosa, scientifica, le infinite minchiate che dicono negazionisti e scettici, va bene. Però diciamo, anche loro hanno tardato a assumere questo punto di vista, che è il punto di vista di Abrupt Climate Change. Onestamente neanche il mio prima, però ho avuto un po' meno risonanza dell'Accademia delle Scienze Americane, e che vi dice: il tutto è riconducibile a un cambio di stabilità. Che cosa è successo? È già accaduto, non dobbiamo aspettare il 2050 o il 2100, come un po' illudevano i vari rapporti IPCC, se chi ha mai seguito questa vicenda. È già accaduto, cioè si sta già verificando, si è già verificato un cambio di stabilità del clima. E qui c'è un modellino semplice, si fa per dire. La pallina è il clima, la freccia rossa è il global warming, che agisce come azione forzante che sposta la pallina. Ora, siccome voi, molti di voi sono sociologi, e quindi se io gli chiedo: ma quando sta nella valle, ma quella è una posizione di equilibrio stabile, no? Ma di equilibrio. Quando va sul picco, sempre posizione di equilibrio è, come sanno quelli che hanno memoria, un po' di fisica che hanno fatto alle superiori. La differenza è che nella concumina è stabile, sul picco è instabile, cioè basta una schiccherina e cade da una parte o dall'altra. Questo è il punto di fondo da far capire. È il modello relativamente più semplice che esista, che ci evita di addentrarci nel ciclo biogeochimico del carbonio, che è una delle cose più complicate che possa esistere, su cui non c'è nessuna teoria, impossibile, ma i modelli poi sono solo parziali e affrontano solo pezzi della questione. Ecco qua. Di nuovo la valletta, e quindi ribadisco: la freccia rossa è l'azione forzante del global warming. Attenzione, questo effetto, cambio di stabilità, non dipende dal tempo, badate bene, è un tipico effetto soglia. Se vogliamo giocare, pensate che la freccia si può ingrossare, ecco, quando raggiungi un certo valore, il valore di soglia, allora ho il brusco cambiamento climatico. Prima no. Se l'azione forzante sta al di sotto del valore di soglia, può passare quanto tempo vi pare, ma il clima resta stabile. E il problema del
raggiunge da parte del global warming, che stiamo trattando come azione forzante, perché tale è, se raggiunge un certo valore, d'accordo? Se raggiunge quel valore, ho il cambio di stabilità. Spero di essere chiaro, sono chiaro. Vabbè, questo è già detto. Tutto già detto. Vabbè, il modello è semplice, si fa per dire, perché, ecco, tanto per spaventare un po' i sociologi. Queste curve vi fanno capire, le espongo non solo per terrorizzare alcuni di voi, ma perché cercano di ben rappresentare, perché in quel rapporto si dice che il clima è un fenomeno caotico. Perché dietro quel modello, che è quello più semplice, ci sono queste curve del Piffero, che peraltro le conosceva già Poincaré nel 1907, il quale scriveva: non oso nemmeno rappresentarle, perché gli effetti sono estremamente regolari. Qui c'è stata una regolarizzazione per fare adesso, no? Quindi siamo arrivati a proporre la conclusione. Mainstream dei climatologi, non avete capito la razza, l'atmosfera e come si può indurre i cambiamenti climatici, d'accordo? E il global warming, la situazione forzante, ha come direttore, come guida, la concentrazione di CO2. Ma allora sorge la domanda che vedete qui messa in grande evidenza: chi ci dice che si è raggiunto il livello di soglia? Cioè, chi ci dice che quella concentrazione di CO2 che prima dicevo, oltre 420, no, parti per milione, è tale da poter innescare un cambiamento di stabilità? È, se volete, il valore soglia che mi fa passare da clima stabile a clima instabile, cicli climatici stabili. Sono stato chiaro? Non vedo molti, sì, poi mi interrogo però. Allora, guardate, questo è un ragionamento forte in quanto è semplice. Negli ultimi 50 anni, pigliate quella curva, vi ricordate quella del Mauro Roa? Pigliate lì 50 anni a partire dal 60, li potete pigliare come vi pare. Dal 65 al 2015, dal 70 al 2020, è uguale. Negli ultimi 50 anni l'incremento della concentrazione di CO2 in atmosfera è stato pari a quello che in precedenti epoche geologico-climatologiche ha richiesto 5.000 anni. Allora anche uno che non è particolarmente dotato capisce che ha un fattore 100, cioè quello che prima accadeva in un certo periodo adesso accade in un periodo 100 volte più breve. E quindi mi sembra che questa sia la migliore misura dell'intensità dell'effetto forzante che porta alla soglia, che porta al cambio di stabilità. No? C'è qualcuno che dissente? E qui è sfida a duello. E infatti, diciamo, man mano che, cioè, purtroppo, datemi un minuto, quello che è successo è che questo stupendo rapporto climate change è paradossalmente, a sfatare molti luoghi comuni, stato recepito assai prima dalla politica che non dalla massa bovina, ma ancor meno dagli scienziati. 2002, se vi ricordate, nel 2007 è la Merkel che convince anche gli ottosi paesi dell'est europeo appena entrati, ahimè, nell'Unione Europea, i 3,20% al 2020, anche se non ricorda più, sono stati, sarà la prima grande apertura politica che poi ha portato all'accordo di Parigi nel 2015, d'accordo? Quindi c'è stata una risposta, direi, quasi immediata della politica, perché
per fortuna esistono i consiglieri scientifici e qualcuno se l'ha letto, Herbert Clemenceau. Però ha tardato molto, e adesso che abbiamo questa accelerazione drammatica, da piangere gli anni che sono stati persi per non prendere atto di quello che stava accadendo. Però, come vedete, a poco Nature, la rivista scientifica tutti nota, dice nel 2012, 10 anni dopo, la minaccia non è stata mai così grande. Lo stesso IPCC, che è meritorio, si è preso pure il Nobel, no? Vi ricordate, nel 2008, per l'attività svolta, è stato sempre quel proposto di le map road per arrivare a cogliere certi obiettivi. Anche l'IPCC, vabbè, perché è un organo gigantesco, perché si è fatto da centinaia di ricercatori divisi in tanti paesi diversi, però non ha voluto recepire la lezione di Herbert Clemenceau e ha aspettato ben 12 anni, 2014, per dire: dobbiamo anticipare il punto di non ritorno dal 2050 al 2030. Chi osserva un po' queste cose gli chiederà: dice, perché adesso tutti i documenti politici fanno riferimento al 2030? Perché nel quinto rapporto l'IPCC ha detto: attenzione, dobbiamo anticipare il punto di non ritorno. Allora qui, diciamo, mancano, però dire punto di non ritorno non significa una ben amata mazza, se non quello che è nella mente, linguaggio, come dire, colloquiale, benissimo. Tutto, voglio vedere come lo definisci il punto di non ritorno, però ha entusiasmato anche gli ambientalisti, i quali hanno cinguettato per molto tempo, poi tipping point su qualunque minchiata, tutto era tipping point, vabbè. Ma per fortuna poi però anche l'IPCC ha fatto, diciamo, ammenda, ma non è che le cose sono andate molto meglio, perché è vero che sulla scorta ormai di queste pressioni di un mondo tecnico scientifico si è arrivati all'accordo di Parigi, io direi anche soprattutto per merito della Merkel, che non è che io ami particolarmente, però se non ci fosse stata l'azione apripista dell'Unione Europea staremmo molto peggio, va bene? Il che, come dire, va bene. Quel bravo di Antonio Guterres, il segretario delle Nazioni Unite, ha detto questo: siamo su un'autostrada per l'inferno col piede ancora sull'acceleratore. L'ha detto in presentazione di COP27 con le Sharm el Sheikh. Tra l'altro l'ha ripetuto anche pochi mesi dopo, quando l'IPCC ha presentato il suo sesto rapporto, che sarà anche in qualche modo l'ultimo, perché li fa ogni 5 anni, quindi così, vabbè. E stiamo su una strada per l'inferno col piede ancora sull'acceleratore. E non è, io non l'ho mai visto, Guterres, ne mi hanno raccontato, che stava sulle barricate con la Molotov o che imbrattava significativi monumenti. Sembra un uomo ragionevole, no? Ma del resto, chi si ricorda come si chiamava il presidente della commissione, Barroso, nel 2009, dice, chi era Barroso? Vabbè, era il presidente della Commissione Europea, il quale in preparazione di COP9, quello di Copenaghen, disse ai capi di governo riuniti a New York che stavano preparando Copenaghen: guardate che qui, se non ci diamo una regolata, il XXI secolo corre il rischio di essere una catastrofe climatologica. Ed era un omino, come dire, per bene, non è che... Qui, diciamo, c'è, fatemi fare un po' di moralismo pure a me, va. Io, cioè, non ne posso più di tutti i dementi che dicono: ah, l'emergenza, non vattene. Ma quale emergenza? Cioè, siamo entrati in una fase drammatica con la quale dovremo più o meno convivere, d'accordo? Una logica emergenziale è micidiale, perché confina a fatti in qualche modo affrontabili
con qualche pezza un tema che è un dramma universale. Cioè, se mi ritrovo l'alluvione in Libia, che dico che è un'emergenza, cioè, non so bella, si dice a Roma, che siamo un po' volgari. Vabbè, quindi mi consento questa. Vabbè, qui ci sono le curve del come va, del come dovrebbe andare. Vedete quei puntini? Uno è mantenere l'1,5%, ma meno accordo di Parigi, cercare di mantenerci l'aumento di temperatura sotto 1,5 gradi. Qui chissà perché lo mette al 2030, in realtà l'accordo è più lasco, cioè nel corso del XXI secolo, però in realtà ci siamo già a 1,3, mi pare. Quindi, e qui forse è più seria questa curva. Quanto manca, a seconda della ipotesi, per qui esagera appunto nel mettere l'1,5 di grado centigrado in più come limite, mentre il 2030 è la morte. Però quindi forse questa fetta è esagerata, ma quanto stiamo lontani, lo capite da soli. E allora concludo dicendo, badate, è uscito un bel rapporto di IRENA, che è un'associazione internazionale che raccoglie 170 paesi in tutto il mondo per le fonti rinnovabili, il quale ha detto che bisogna fare 1.000 gigawatt di fonti rinnovabili all'anno. E Fatih Birol, il direttore dell'AIEA, dell'Agenzia Energetica dei Paesi dell'OCSE, ha detto sì, noi quest'anno faremo 400 gigawatt in più, che è una cosa eccezionale, però o ci mettiamo sui 1.000 o siamo messi molto male. Siccome mi pare, ma essere realisti, poco probabile che il mondo si sintonizzi con gli aiuti che servono, con gli scambi tecnologici, ma anche di risorse che servono sulla strada dei 1.000 gigawatt, inevitabilmente diventa fondamentale tutta la questione dell'adattamento. E sull'adattamento, per stare qui a casa nostra, tra l'Emilia Romagna o Ischia, cioè l'abbiamo dimenticata, che è smottata tutta quanta, non è che siamo messi molto bene, nessuno ci pensa mai, però o si fa una cosa, sarebbe bene farle tutte e due, ma visto che siamo in forte ritardo, nonostante la dinamica esplosiva che ha il cammino delle fonti rinnovabili, si comincia a investire, a fare quella rethinking che veniva detto da lui, o si comincia per davvero a cambiare mente, a investire in modo impopolare, ma su quello di cui c'è bisogno, o penso che la specie umana, siamo come le mosche, noi abbiamo capacità di sopravvivere, diciamo, cioè, la terra può vivere anche senza di noi, insomma, non è che se ne va, vivremo tutti, tutti o no, perché me ne vado prima, ma figli e nipoti vivranno, come dire, non voglio dire la parola che avevo in mente, ma vivranno in un mondo di M. Grazie. Grazie molto al professor Scalia per questa puntuale descrizione analitica della situazione in cui siamo. Tra l'altro ha toccato un concetto che ci interessa molto, che è quello di emergenza, no? Che è molto abusato, che è molto diciamo utilizzato in varie considerazioni rispetto ai temi di cui stiamo parlando, ma che ormai è più che abusato, cioè parlare di emergenza è diventato quasi, insomma, ridicolo. Siamo in condizioni di sistematicità di certi processi. Allora, adesso la seconda parte di questo intervento, Aurelio Angelini, lo conosciamo, è ordinario di sociologia dell'ambiente e preside della Facoltà di Scienze Umane e Sociali a Ennacore, dove è anche coordinatore del dottorato, ma è anche copresidente del Comitato Nazionale dell'Educazione Sostenibile UNESCO,
co-direttore della rivista Culture della Sostenibilità e advisory board di diverse riviste scientifiche di settore. Ha diretto dossier per le candidature sito UNESCO e fa parte del comitato scientifico della rete WECC, che è World Environmental Education Congress. Io gli do subito la parola, in modo che guardiamo l'altra faccia di questa medaglia, che credo sia quella ecologica. E dai, va bene, dai, cominciamo a dire tutto quello che allora avrei fatto anche a qualche altra cosina. Ma sicuramente non ha fatto solo questo, ha fatto questo di più. Va bene, importante però, prego, lasciamo perdere le medaglie. Prego. Ecco, sì, e l'altro aspetto è la crisi economica. Non ho notizie buone, anche se poi alla fine cercheremo di rappresentare, cercheremo, perché questo lavoro l'abbiamo fatto insieme io e Massimo, per affrontare la complessità della crisi, dalla crisi ecologica alla crisi economica e risvolte ambientali. Questi sono i tre aspetti che abbiamo incrociato per cercare di dare una risposta, e abbiamo e proponiamo alla fine un modello che cercherò di esporre. Ora, voi vedete questa slide che non fa presagire niente di buono, non c'è nessuna ripresa a medio termine rispetto ai tassi pre-bolla finanziaria. I due picchi negativi di questa tabella, che riguardano il PIL mondiale, corrispondono, il primo lo sapete, quello del 2007, la gigantesca bolla che è esplosa negli Stati Uniti, che poi si è diffusa in tutto il mondo, e l'altra, la crisi innescata dal Covid-19. Bene, cos'è che è interessante sottolineare in ordine a questo, diciamo, a questa immagine? Che noi abbiamo, nel periodo che va dal 1980 alla crisi del 2007, abbiamo un range all'interno del quale tra 0 e 5 noi abbiamo mediamente, con punte maggiori o minori se parliamo di paesi emergenti o di paesi sviluppati o del mondo nel suo complesso, che sta dentro questa oscillazione. Dal 2000, dal 2002, abbiamo un picco di crescita soprattutto dei paesi cosiddetti emergenti. Poi abbiamo la crisi del Covid, poi che cosa accade? Accade che si mette da parte un attimo il neoliberismo, gli Stati Uniti stanziano 4.000 miliardi che vengono immessi per sostenere l'economia, e l'Europa risponde con il PNRR, quindi con un'altra fortissima spinta verso il sostegno delle economie dei paesi sviluppati. Ora, come vedete, cos'è accaduto? È accaduto che con la crisi del Covid noi, con la spinta che c'è stata, abbiamo avuto un attimo di ripresa, però questa ripresa sta sempre all'interno di quel range che abbiamo segnalato all'inizio. Ma quello che ci dicono le previsioni finanziarie è che noi per i prossimi anni continueremo a fluttuare all'interno di questo tipo di oscillazioni in relazione a quelli che saranno o meno le masse finanziarie che verranno immesse nel mercato globale. Questo lo dico perché poi più avanti riprenderemo questo ragionamento tra le varie strategie economiche internazionali. Ora, qual è l'aspetto rilevante che voglio sottolineare, che vogliamo sottolineare? È che l'innovazione tecnologica e il mercato globalizzato affrontano una grandissima sfida, che è quella che la stessa innovazione in questo mercato ha un carattere particolarmente caratterizzato dal fattore quantitativo, che non è recuperabile
attraverso una strumentazione tradizionale della gestione delle nostre economie, perché si implementa in una misura superiore a quella che è la capacità di rispondere, quindi abbiamo una crisi di sovrapproduzione. Quindi come noi possiamo riuscire, la domanda che sorge, come possiamo riuscire a superare questo iato che si è determinato tra un'innovazione tecnologica che determina una sovrapproduzione e un mercato che non riesce ad avere un numero sufficiente di consumatori in termini di reddito in grado di allineare. Non a caso, se poi andiamo a guardare alcuni dati, ci rendiamo conto che in Europa, in particolare, lì dove l'offerta è un tantino più bassa di quella dell'economia americana o di quella cinese, e dove abbiamo una maggiore immissione di beni per i cittadini, noi riusciamo ad avere uno scarto ferroviario, ma lo vedremo un attimo più avanti. Ora, qual è la domanda che noi dobbiamo farci e qual è la risposta che dobbiamo approntare per queste due velocità diverse? E qui è il tema cruciale. Se da una parte l'Europa riesce attraverso il welfare, la scuola, la sanità, l'assistenza sociale a ridurre questo scarto, perché ridistribuisce e quindi fa una politica che riduce la distanza tra l'offerta e la domanda, e il tema che viene immediatamente da dover affrontare è come riusciamo a fare in modo che una risposta globale possa essere approntata. Ora, l'innovazione tecnologica, questo è il nodo cruciale, è il risparmio di manodopera, mentre la concorrenza sul mercato si combatte di fronte all'aumento della produttività. Lavoro precario, calo del potere d'acquisto. Come facciamo ad affrontare questa crisi? Quindi una crisi di sovrapproduzione, il divario tra queste due velocità non è dovuta dalla saturazione del mercato. Milioni di donne e uomini non hanno mai visto un tablet, ma troppo lentamente entrano nella disponibilità di cassa per acquistare. Quindi c'è un inseguimento, ma non c'è un punto di incontro. Abbiamo visto che nel modello europeo c'è un assottigliamento di questa, dicevo. Quindi, rispetto alla capacità d'acquisto, non in termini di fabbisogni, la crisi è aggravata e quindi è priva di qualunque controllo. Ora, uno degli aspetti che ha determinato attraverso un'eccessiva finanziarizzazione dei mercati risale al fatto che mentre, diciamo, il New Deal di Roosevelt si basava sulla riforma bancaria americana del 1933, in cui c'era una netta separazione tra le attività commerciali e di investimento, e quindi le banche non potevano fare i due aspetti, negli Stati Uniti, sciaguratamente, nel 1999, questa separazione è saltata, e con essa abbiamo avuto un'ulteriore impennata di questa crisi. Quindi il tema è: questa sovrapproduzione, secondo alcuni economisti, l'abbiamo già vista, ci sono dei rimedi, ognuno pensa che c'è una ricetta, però nessuno include la variabile ambientale, come vedremo. Allora, non esistono altre alternative al fatto che dobbiamo porre rimedio di questa distanza che continua a crescere tra l'economia e l'ecologia, tra l'economia e le risorse ambientali. Perché storicamente, almeno nell'ultimo secolo, questa crisi è stata superata attraverso le guerre. Oggi non è pensabile, perché la deterrenza nucleare non rende possibile una terza guerra mondiale.
Seppur qualcuno ci prova, però la deterrenza nucleare riesce in qualche modo a congelare questo scenario, perché poi il mercato non ci sarebbe più, diciamo che l'elemento cruciale sarebbe questo. Allora forse dovremmo un attimo ricordarci di un interrogativo che nella seconda metà dell'Ottocento ci veniva posto da uno dei padri nobili della sinistra mondiale. Che cosa dobbiamo fare? Questa è una domanda un po' complicata, perché da una parte gli economisti si dividono tra coloro che fanno i falchi e dicono che bisogna agire per ridurre il deficit. Questa è la politica che fa il Fondo Monetario Internazionale, quindi la politica dello strozzo. Ma lo stesso viene riecheggiato in Europa, la politica appunto dell'austerità, i paesi frugali che ci chiedono l'austerità. Poi noi abbiamo le colombe che dico che dovremmo agire più tardi per il timore dell'esposizione del debito sovrano, quindi i mercati ci aggredirebbero e quindi dobbiamo avere cautela, perché la crisi finanziaria potrebbe arrivare presto per le speculazioni. Poi ci sono i gufi che dicono che il deficit non è un problema, è solo una parte naturale della crescita. Diciamo che è un approccio che, aggirando il pensiero neo-keynesiano di Krugman e Stiglitz, i gufi vedono nel deficit pubblico una cornucopia positiva, a patto che le banche centrali, Fed e BCE, lo finanziano acquistando in maniera illimitata obbligazioni emesse dai governi. Ma insomma, non è proprio così. Ecco, nella voliera tutti gli uccelli, falchi, colombe e gufi, hanno in comune un'essenziale assurdità: la questione ambientale. Lo stesso vale per un nuovo pensiero economico. I fisici fanno previsioni meteorologiche per le economie. Solo un breve accenno a questo modello, perché è il più innovativo, e soprattutto ricorreremo ad alcuni suggerimenti che vengono utilizzati. I meteorologi hanno costruito un modello che si basa su due ordini, su due aspetti. Il fitness, che è la complessità, dove il fitness è una misura della competitività dei paesi, e la complessità è il livello di sofisticazione dei prodotti. Il loro modello utilizzo davvero un patch e definizioni molto simili a quelli che descrivono i regimi di fluodinamica. Nel loro spazio, nelle fasi, flusso laminare, flusso caotico, con cambiamenti bruschi, che è uno degli strumenti principali per la modellizzazione del tempo. Nella figura sottostante, una delle due variabili viene convertita nel consueto reddito degli economisti, alta prevedibilità per ragione del flusso laminare, dove ogni percorso rosso rappresenta un'evoluzione specifica. Le previsioni del tempo per l'economia sembrano adattarsi solo al breve medio termine, proprio come quelle del tempo. Quindi permetteteci di giocare come apprendisti stregoni dell'economia. E allora noi vogliamo... Allora, un attimo che c'ho una slide, no? Sì. Scusate, no. E allora, noi partiamo da una vecchia ricetta. Siamo molto legati, Massimo Scalia, a un economista americanizzato, Kenneth Boulding, che pose una questione cruciale più di mezzo secolo fa sul
tema delle risorse, la navicella spaziale. Chi non conosce, diciamo, questo saggio importantissimo. Ma ci ispiriamo anche a un altro nostro contemporaneo, a Papa Francesco, che parecchie di queste problematiche le ha riprese attraverso la Laudato Si, che rappresenta sicuramente un elemento innovativo di questi anni. Allora, il tema è la rivoluzione energetica, la green economy, l'economia circolare, e cioè beni sostenibili e durevoli. Terzo mercato, il valore d'uso conta più del valore di scambio. Questo è lo schema. Criteri, dati e concetti e ragionamenti che evidenziano quei tre pilastri della vecchia ricetta sono riportati anche in questo saggio dal titolo omonimo. È riportato in calce, è un saggio che Coscalì abbiamo pubblicato nella rivista Cultura della Sostenibilità, in cui viene riportata una proposta che ha un carattere globale di rivoluzione energetica e coinvolge 175 paesi, a partire dai paesi in via di sviluppo, e il perno di questo ragionamento è la green economy. La green economy, sottolineo, proprio perché comprende anche aspetti che sono relativi all'economia circolare e altri aspetti modellistici, proprio perché assume e sintetizza in economia il concetto di Boulding, partendo da lui, ma anche di Herman Daly. Qui, per il tempo rimanente, preferiamo solo illustrare alcuni passaggi per un modello di Stato stazionario globale. Un modello di Stato stazionario globale per un'economia ecologica, che cosa significa? Un modello che coniughi le variabili ecologiche con quelle economiche, è quasi banale. E questo ci è obbligato dalla crisi di cui ci ha parlato Scalia, ma è obbligato anche dalla crisi di cui all'inizio della parte dell'intervento che io ho fatto ho sottolineato. È chiaro che partiamo da un modello, il modello è quello di Georgescu, di Daly, un modello normativo di sviluppo verso una società sostenibile. E alla base di tutto questo c'è il concetto di ciclo. La maggior parte degli economisti, osservando il carattere periodico che le variabili economiche sembrano assumere su un certo intervallo di tempo le tematiche degli aspetti ciclici e anticiclici e prociclici, gli effetti che le politiche determinano sull'economia in relazione alle masse maggiori o minori che vengono e alle politiche che vengono fatte. Le variazioni tra i massimi e i minimi studiati in economia ci dicono che queste oscillazioni possono essere descritte con funzioni periodiche del tempo, proprio come nel caso del ciclo, ma solo per intervalli di tempi limitati. La periodicità implica che alcuni parametri mantengono un valore costante: periodo, frequenza, ampiezza. Non è questo il caso dei fenomeni economici che sono osservati per tempi più lunghi. Cos'è il ciclo? Anticiclo, prociclo, ciclo. Da una parte gli economisti, e quindi spesso in modo fuorviante, il ciclo ha una definizione specifica di dove il suo uso è iniziato, in matematica o in fisica. Una curva chiusa descrive la traiettoria di un sistema che, partendo da uno stato iniziale, ritorna a quello stesso stato. Una curva chiusa, ovvero un oggetto geometrico che può essere rappresentato in un piano. Quindi, se l'evoluzione di un sistema dà origine a un ciclo in un piano, lo spazio delle fasi del sistema che noi andiamo ad osservare ci permettono di individuare due variabili, ad esempio le coordinate cartesiane, che definiscono un sistema di riferimento cartesiano, ciascuna delle quali del ciclo varia nel tempo come un'oscillazione periodica
lungo il corrispondente asse cartesiano. Per comprendere meglio questa affermazione, si pensi a due oscillazioni periodiche che avvengono lungo due rette reciprocamente ortogonali che possiamo assumere come assi di un sistema di riferimento cartesiano. In determinate condizioni, la composizione di queste oscillazioni dà una orbita ellittica giacente sul piano. Anche l'asserzione inversa è vera quando proiettiamo l'orbita parametrizzata dal tempo su ciascuno dei due assi cartesiani, ottenendo così un'oscillazione periodica lungo un asse. Un fenomeno in cui si può descrivere l'evoluzione nel tempo in termini di cicli è un fenomeno stazionario, cioè può cambiare nel tempo ma ripete sempre le sue modalità, come un'oscillazione periodica. La rivoluzione della Terra attorno al Sole è in prima ma buona approssimazione un fenomeno stazionario. Un modello di stato stazionario sarà basato su un numero di cicli, tanti quanti sono richiesti da una migliore descrizione della realtà, un modello di stato stazionario, che non separa l'economia dall'ambiente. Ogni ciclo sarà generato accoppiando una variabile ecologica con una variabile economica, cioè una coordinata cartesiana rappresenterà una quantità economica e l'altra coordinata rappresenterà una variabile ambientale. Quindi entriamo dentro quello che è il modello che con Massimo Scalia abbiamo messo abbiamo proposto. Questo possiamo anche diciamo, ecco, allora, un modello di stato stazionario. Un ciclo non deve esaurire nella sua evoluzione nel tempo le risorse necessarie al suo sostegno. Quindi ecco perché bisogna parlare di green economy e non di economia circolare, perché l'economia circolare non è parametrata dentro un tempo che non sia quello ciclico o prociclico, ma è parametrato dentro un ciclo che è legato alla questione dell'accoppiamento economia e ambiente. E quindi è necessario che ci sia la disponibilità delle risorse in relazione al consumo e che queste siano in grado, attraverso la scienza e la tecnologia, di trovare eventuali sostituti eventualmente sostenibili. Cos'è che sta? Ah, mamma mia! andiamo sul e qui non ho capito come va. No, io sbaglio la freccetta. E sto andando, calma. Ecco qua. Allora. Andiamo al modello per uscire un po' dall'aspetto così tecnico e per poterlo descrivere. Alla base di un modello stazionario si può porre uno dei modelli più utilizzati nelle discipline scientifiche, il modello Lockhart-Terre del 1926, che descrive l'evoluzione nel tempo di due specie, predatore e preda. Tra le sue applicazioni, Goodwin ha proposto un modello economico dove quota del prodotto è rapportato al numero dei predatori e il lavoratore al tasso di occupazione, il numero delle prede. La quota prodotto è legato al saggio salariale, così i lavoratori occupati hanno un ruolo di predatori perché i salari riducono i profitti e quindi gli investimenti, portando a un aumento della disoccupazione. Per questo motivo è anche noto come modello di lotta di classe e Goodwin. Quindi il contorno di ciascun disco, figura 1A e 1B, corrispondono alle oscillazioni nel tempo,
cioè funzioni periodiche seno e coseno, come quelle rappresentate dalla slide, che descrivono l'evoluzione del sistema. Il modello Lott-Wortel-Goodwin sono tipici modelli stazionari, nulla è statico, ma ad un ciclo corrisponde un'evoluzione del sistema, oscillazione nel tempo tra minimi e massimi per entrambi le variabili, che si presenta e si ripete con le stesse caratteristiche. Accoppiare economia e ecologia, come possiamo accoppiare economia e ecologia, è il modo attraverso il quale noi dobbiamo... Devo andare avanti. Allora, come possiamo costruire un ciclo ecologico-economico e quindi un ciclo di lungo termine, non una fiammata di economia circolare, per intenderci, per rendere il ragionamento molto più... Si deve accoppiare una variabile ambientale con un'economia in modo tale che le variabili seguano un comportamento simile. Quello è il modello preda-predatore, generando un ciclo nel piano da loro determinato e inoltre soddisfacendo una condizione tecnica di coniugazione. Uno stato stazionario risulterà moltiplicando topologicamente ogni ciclo ecologico economico per l'altro. Un primo tentativo di quattro variabili che è stato ipotizzato, vede la scelta di ogni coppia che implica l'analisi delle correlazioni tra dati economici e ambientali. Questo è l'aspetto cruciale. Buoni candidati per essere testati potrebbero essere le coppie complessità, emissioni di CO2, PIL, consumi finali di energie. Ogni coppia nel piano di fase con una condizione di disaccoppiamento, ovvero una bassissima correlazione tra le variabili della coppia incrociata, emissioni di CO2, consumi finali di energia, nonché complessità PIL. Il carattere globale del modello è assicurato se tutti i valori delle variabili, quattro che abbiamo scelto in questo primo tentativo, sono presi come valori mondiali, così come sono disponibili nei manuali dedicati. Perché quelle due coppie? Ogni coppia è di tipo predatore-preda. I consumi energetici non sono sempre stati previsti come il motore dello sviluppo economico? Allora il PIL mangia l'energia per la sua crescita, allo stesso tempo il sistema economico è in grado di produrre beni più sofisticati, cioè maggiore complessità. Corrispondono minori emissioni di carbonio, le vecchie economie meno sofisticate sono caratterizzate da un maggior numero di emissioni di carbonio. Allora la complessità mangia le emissioni di CO2. Queste ciambelle ci parlano non del fatto che facciamo colazione, ma che sono le previsioni. In linea di principio si potrebbe associare una legge di evoluzione nel tempo alla traiettoria, figura B, e quindi avere informazioni in qualsiasi momento sullo stato del sistema ecologico-economico, come definito dalle due coppie variabili adottate. Questo funziona fino a quando le condizioni di disaccoppiamento e approssimazione sono accettabili. Le previsioni fornite dal modello avrebbero una maggiore probabilità per i paesi della regione laminare, valutati di godere un livello di prevedibilità più elevato dai meteorologi. Potrebbe essere esteso questo modello a un numero maggiore di coppie. Il tema grazie. Sì, stiamo andando avanti. E questo siamo alla fine. Stiamo arrivando alla fine. E allora, dicevo, questo modello di coppia può essere esteso a 4, 8, 16, naturalmente richiede
risorse per poter sviluppare questo tipo di ricerca. Non è un appello qui ai presenti a fare un co-fund per finanziare la ricerca, ma è per dire questo è, diciamo, il tipo di incipit lanciato. Poi secondo noi è possibile generare un sistema di moltiplicazione delle coppie. E quindi noi avremo, attraverso questo approccio, una sorta di modello normativo, cioè un modello che mostri come dovrebbero funzionare le interazioni tra economia e ambiente in uno scenario sostenibile. Quindi la sintesi di questo ragionamento è: attraverso un sistema generalizzato di stato stazionario integrato col modello Goodwing, insieme, diciamo, un approccio metodologico di Hamilton, che è quello che è alla base, diciamo, del modello che è stato elaborato, si possono costituire delle coppie, elaborandole su scala, che ci permettono di determinare quelli che sono cicli a lungo termine tra economia ed ecologia. Ecco che noi potremmo, attraverso questo tipo di approccio, che non è quello ciclico prociclico o quello attraverso immissioni maggiori o minori di risorse nel sistema economico, che si affronta a lungo termine una crisi, come abbiamo visto all'inizio, che è una crisi di sistema capitalistico, è una crisi del sistema finanziario, è una crisi globale che rappresenta una faccia nella crisi economica, l'altra faccia nella crisi ambientale. Questi due aspetti, come abbiamo visto, non vengono presi come coppia negli studi, nelle valutazioni, nelle osservazioni e nelle analisi di lungo periodo. Ora, il tentativo è: se i cicli ai quali noi siamo stati sottoposti per periodi brevi hanno generato non hanno generato i risultati attesi a lungo termine, non li possono generare proprio per per l'aspetto predatore-preda, per l'aspetto della crisi legata alla sovrapproduzione e alla mancanza di chi questa sovrapproduzione la può ridurre. È del tutto evidente che l'unico modello verso il quale noi dobbiamo andare è quello dell'accoppiata economia-ecologia. E quindi le due questioni si devono muovere insieme attraverso un modello che non è quello del ciclo economico a 2 anni, a 5 anni, ma un ciclo economico che tenga insieme le ragioni di un modello economico che sta alla base delle relazioni dei popoli, insieme al modello ecologico, che è quello che può permettere all'uomo di continuare a resistere ai disastri ambientali di cui ha fatto cenno il mio amico e maestro Massimo Scalia. Grazie. Grazie Aurelio. Solo due note. È molto interessante questa prospettiva. Mi chiedevo, forse in un futuro molto remoto, se fosse il caso di complicarla, cioè di leggere non solo gli elementi, lo so che ci vuole un sacco di sordo, però così, giusto pur parler, cioè legare la variabile ambientale non solo alle variabili economiche, ma anche alle variabili politiche, anche alle altre dimensioni del nostro vivere sociale. Diceva prima Aurelio, si sa qualcosa degli effetti delle politiche sull'economia, ma ancora non si sa o non si dice qualcosa degli effetti delle politiche sull'ambiente, e questo, diciamo, è un altro tema caldo di cui ci dovremmo occupare. E poi mi piaceva sottolineare un elemento che è ricorrente sia nella relazione di Scalia che di Angelini, che è il fattore tempo. Cioè, noi parliamo di ciclicità, parliamo di circolarità, parliamo di compressione temporale. Cioè, noi sociologi siamo abituati a lavorare con questa dimensione, forse la dovremmo sofisticare un pochino per ragionare anche su questi processi in una maniera un po' più approfondita. La dimensione temporale, secondo me, è una dimensione importante che va rivalutata, va rimessa in discussione dal punto di vista teorico e metodologico.
Bene, scusate questa parentesi e adesso diamo la parola al professor Brent Haddad, che insieme a Barry Solomon è co-editor del Dictionary of Ecological Economics. E il professor Haddad è professore di Environmental Studies e direttore del Centro per le Ricerche Integrate sulle Acque dell'Università della California. È un, non so se dico bene, un ecological economist. Yes? E il focus dei suoi lavori è sul management and governance delle acque. Ha pubblicato diversi saggi, tra questi quello più citato è Rivers of Gold, e founding director del Center for Integrated Water Research della California, che lavora insieme al Dipartimento per le Acque della California e anche collabora con il Centro Nazionale di Ricerche sull'uso dell'acqua riciclata per i sistemi idrici urbani. Quindi io adesso do la parola al professor Haddad. Prego. Thank you. And thank you all for inviting me to your wonderful city and to the conference. It's a real pleasure to be here. And I'd like to start with a story that came from our Department of Environmental Studies seminar series. Just a couple years ago, we had an environmental sociologist come and give a presentation. And it was a story about a very poor community that lives near an old, large stadium near San Francisco. And in California, an old stadium is 50 years old, not like in Italy, where it's 2,000 years old. And the city was going to knock down the stadium and put in new buildings. And the poor community decided to gather its force and power and try to fight the development because they were worried about air pollution. And so the sociologist studied the efforts of the community to develop groups and associations and alliances and try to influence the decisions to protect their air quality. And it was a very thorough and detailed analysis. There was one problem that I saw, which was in the only slide that was briefly shown that showed the air quality itself, it showed that the work at the old stadium was having no effect on air quality. But the sociologist didn't know that, who was doing the study, and the people who lived in that poor community also didn't know that. Now, I'm bringing that up because at the end of the presentation, the sociologist talked about how difficult it is for the poor neighborhoods to organize because they got nowhere in their efforts to fight the bad air quality. And if the sociologist had understood that one slide they briefly showed, and had understood air quality science, there could have been other avenues of research, other hypotheses that got at why was this community struggling against an invisible foe or the wrong enemy. I'm bringing that up because as environmental sociologists, we need to have more than sociology training. And our first two presentations were a good example of that, that they set a context in which environmental sociology can proceed, where, of course, you need the skills of sociology and the tools and the perspectives. But you need more because understanding the environment
gives you another context in which to do your work. So with that beginning point, I'd like to tell you about an effort that I and my co-editor made to try to contribute to that expansion of knowledge, and that was to create a dictionary. And it was in 2017, so 6 years ago, that I was approached and asked to write a dictionary by Elgar Press. And I immediately made the right decision. I told them, no, I won't do it. And I thought, that's too much work to make a dictionary. And then I thought more. And I thought about how much I love dictionaries and words and clear thinking, and decided, okay, I will make this dictionary, but I won't write it. I'm not smart enough to write a dictionary, but I will help create it as an editor. And I approached my friend and colleague for many years, Dr. Barry Solomon, and asked him to be co-editor. And between the two of us, we then reached out and eventually over, well, actually, literally 447 experts from around the world helped us, contributing 1,226 definitions to the dictionary. And here on our panel, our first two speakers each contributed five definitions, Aurelio and Massimo. Thank you both so much. And if you knew the words, it's so broad. Their area of knowledge is so broad because it expands from energy to philosophy to economics and thermodynamics. It is just wonderful, the range in those 10 words that they define. So a little bit about why a dictionary is important. I would say any dictionary. And the first reason is that a dictionary gives legitimacy to a field. It really stakes the territory that a group of scholars claims as this is the field of ecological economics. And it's coherent and it has a direction into the future. Next, it creates community. And we now have colleagues, over 400 of them throughout the world. And even here today, I've had the great pleasure of coming to Ortigia, and it makes a connection between Ortigia and Santa Cruz, California, which I hope you'll take advantage of. And then another thing is that, and this is one of the challenges of a dictionary, is it creates boundaries as to what goes in the dictionary and what stays out of the dictionary. And we had to make those choices. What is a term that doesn't belong? We had to think about that and discuss it and come up with principles for how we would determine that. And then the last thing about the dictionary is that it marks a moment in time, meaning in 2023, this is what the two editors and the 400 contributors thought this field was. And so it now is really a historical document because sometime in the future, I hope, there will be a new dictionary of ecological economics with new perspectives, new definitions. And it's odd that a definition, which seems like it should be so permanent, is actually temporary. And so these definitions reflect our perspectives, our view of the field, our life experience. In the future, there will be others. So let's turn to some major themes that emerged in all those terms that we define. And you'll find that it's very similar to our two previous presentations. And so I'm going to connect what I say to what you were bringing up.
So I want to address four themes. These are all defined, but they come out again and again in other definitions. Those are entropy, sustainable scale of the economy, justice, and social transformation. So let's start with entropy. And this is typically used as a metaphor, and it means disorder, randomness, uncertainty, and it can be in the economy, it can be in social systems. In ecological economics, especially the earlier writings from the 1970s, 80s, it was really drawing off of the second law of thermodynamics. And basically, it's saying that economic productivity comes at a price, and that is we have to continually add energy to systems to keep them in equilibrium. It further means that systems will produce waste. It is impossible to have an active system that is not producing waste heat and other wastes. And it's inevitable. Waste can be reduced. It can't be eliminated. And so that is a background reality that ecological economists push to the front of their thinking about social organization and economic systems. And that leads us to the second theme, sustainable scale of the economy. And we saw some reference to this just a moment ago. And we are and have been for decades politically saturated with the concept of economic growth. And we are told that growth is itself a measure of social well-being. And that if growth is positive, then life is good. So the problem we're facing is that if growth is the measure of social well-being, it collides with the reality of entropic forces or entropy, which says that we are constantly creating wastes. And so we really can't use growth as a measure of well-being because the waste will overcome the economy. And that's what we're seeing today in climate change, in loss of soil, of topsoil, of soil arability, in loss of fresh water available for human use and irrigation. That the waste products of the economy are overcoming the ability of the earth to recycle them and reuse them. And so that's where we get to the issue of the of how essential it is to think about economic scale, not just economic growth, that growth will just lead us to oblivion. So we're now thinking about waste streams of the economy and slowing those waste streams as much as possible. But now that means we can't think about growth anymore as the means of having a good, that's our measure of the good of a good society, is that it's growing, the economy's growing. We have to abandon that. The way that we can do that is by revisiting the next theme, which is justice. And as I said, for a couple of centuries, justice and the good society has been one of economic growth. Now we have to think about other ways of measuring justice. And we have in the dictionary some really nice definitions of justice. And the authors are Joshua Cousins and Carol Bond. And I want to just bring a few to your attention. Of course, we know about distributional justice as a form of justice, meaning a just society is one that
has a more even sharing of the wealth of society. We know there's also participative justice. And when we think about participative justice, it's that everyone has equal access to decision-making and real access that can be spelled out in procedures. Another approach to justice is human capabilities justice, where what we're focusing on is providing individuals the education and the healthcare and the otherwise the means of being leading a full life. And so we're thinking about giving people the capability of leading a full and meaningful life, and that a society that does that is a good society. One other interesting definition of justice is recognition or recognitional justice. And that is one in which the leaders of the society or the rulers or the powers of the society approach those with very little power and say, you tell us how you want to be recognized in society. You tell us what are the words and meanings that you would like us to live up to, such as dignity or fairness or listening or whatever. And it's not up to the people in power to determine the conditions of justice. It's a process by which the poorest people or the people who have been pushed aside, oftentimes indigenous people in colonies, they define how they want to be recognized in society. And then it's up to the more powerful groups to live up to that expectation. So that's recognitional justice. And one of the interesting things about that approach to justice, and I'm going to compare it to distributional, is that recognitional justice is not finite. Distributional justice means you're distributing a finite amount of goods, and that's all there is. And so if somebody gets more, somebody else gets less. But there are other forms of justice that can prevail that do not require someone to lose something. And so I think that's just an interesting perspective on justice that moves us in a direction of achieving justice when the resources are so constrained. So we now have, we've thought about this reality of our overuse of the world's resources, which was one of our earlier themes, and the damage from climate change and all the other damages. We've talked about the importance of constraining economic output to try to slow this process, slow the entropic forces. We've talked about the importance of justice and redefining justice and establishing new principles of justice. Because the old principle of growth is good is leading us in a catastrophic direction. The final theme is social transformation. Ecological economics emerged as a field because other academic fields were not addressing problems of the environment and society. They just didn't have good answers and couldn't bring together the information, kind of like that first sociologist who kind of saw part of the problem but couldn't see the whole problem of what was wrong with knocking down the stadium and why would these people be upset about it, and what was the effect between the economy and that stadium project and the poor neighborhood nearby. There definitely were impacts, but they just weren't air quality. And so the ecological economists were definitely interested in doing research that would change society.
and they are to this day. And as scholars, we all have a role to play in influencing change. There's a wide range of research that goes from the basic to the applied, and ecological economists spans that range, but always with an eye on applied research and how can we affect change in society. And so I would just encourage you at this conference and going forward to use your knowledge, your skills, your contacts everywhere, even Santa Cruz, to affect change and be part of the change and carry your knowledge into practice in the world. So thank you very much. Grazie veramente a Brent Haddad che, diciamo, per tirare le somme, ha diciamo, sostenuto la necessità di occuparsi della dimensione sociale di questi processi, che diciamo, è inevitabile che lo si faccia perché noi siamo i protagonisti di questi processi, oltre che essere le vittime. Quindi io adesso darei la parola subito a Dario Padovan, a cui spetta il compito sempre ingrato di tirare le conclusioni. E Dario Padovan insegna sociologia all'Università di Torino, è direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario su Cambiamenti Socioecologici e sulla Transizione Sostenibile. Fa parte del dottorato in Sviluppo Sostenibile Climate Change a Pavia, è membro fondatore del Centro di Ricerca Interuniversitario sull'Ecologia e dal 2010 è CER UNESCO sullo sviluppo sostenibile. Potrei dire ancora tante altre cose, principal investigator su un progetto Horizon 2020 COMETS, che è su azioni collettive e modelli di cambiamento e innovazione sostenibile. Però adesso gli do la parola, così sì, proviamo anche di chiudere senza sforare troppo con i tempi. Facciamo un po' presto. Allora io mi ero preparato una presentazione perché ovviamente la presentazione dei esimi colleghi, no, Massimo, Aurelio e poi adesso del nostro collega dalla California, mancava la parte sociale. Devo dire che in parte adesso Brent ha coperto un po' questa, diciamo, che non era proprio una carenza, però, come dire, valeva la pena. Allora io che, come dire, mi occupo, insomma, come tutti voi, no, delle disuguaglianze sociali, avevo preparato delle slide che derivano, come dire, non avevo avuto il tempo, come dire, di riorganizzarle come avrei dovuto. Ora mi trovo in una situazione in virtù della quale mi piacerebbe più commentare quello che hanno detto gli altri, no? Più che fare, no? Una presentazione che magari incrocia le cose dette prima, ma a volte, come dire, può sembrare anche, come dire, separata. Allora, ora qui c'è una rappresentazione di quelle che sono le problematiche legate alla giustizia, come notate. Questa è la realtà di qua. Questa è l'equality, no? Dove diamo a tutti come il medesimo, come dire, base di partenza, no? Diamo la medesima opportunità, ma essendo noi diversi, ovviamente, lì non è, dobbiamo compensarla, no? Poi, no, vedete, allora dobbiamo alzare quelle che sono le casse, soprattutto, no, dare un'altezza maggiore al bambino, che è quello con più deficit, mettiamola così, dal punto di vista dell'equità, no, della giustizia, scusatemi. E allora l'equity sarebbe un po' quella, dare tutti l'opportunità di superare quella che è la barriera, no, oltre la quale si potrebbe vedere il famoso la partita che si giocherà nel nuovo stadio di San Francisco. E però la questione lì sarebbe anche, alla fine, se andiamo oltre, togliere la barriera. Se noi vogliamo giustizia, non dovremmo mettere, no, delle barriere, degli ostacoli a chi, come dire, aspira, per esempio, come in questo caso, a vedere una partita. Oppure potrebbe anche aspirare a non vederla e non a volerla vedere quella partita. Perché giustamente, prima
sottolineato Brent il fatto che i sociologi devono imparare qualcos'altro oltre che fare i sociologi. Questo mi pare ovviamente fare ovvio, che dobbiamo imparare un po' di energia. Chi si occupa di comunità energetica non può sapere cos'è un kilowattora, no? O che cos'è il primo e il secondo principio della termodinamica. Chi si occupa di materie prime non può non sapere che cos'è, no, il lantano. Tu non sai cos'è il lantano, lo sapete, no? Ovviamente io lo so, però dobbiamo ristudiarci, come dire, no, la tabella chimica degli elementi, no? Se vogliamo occuparci di sociologia delle materie prime. La questione però è se dobbiamo, come dire, quando però contestiamo, come nel caso appunto rilevato prima da Brent, no, una grande opera, che potrebbe essere in quel caso lo stadio, ma le Olimpiadi invernali che si faranno tra Milano e Belluno, no, e Cortina. Cioè, non è che dobbiamo diventare tutti dei geologi per contestarle. Cioè, non è che ogni volta che diciamo qualcosa dobbiamo per forza, come dire, portare. Allora, se io contesto una grande opera è per una serie di motivi che immagino non si possa, come dire, in qualche modo, no, focalizzare solo su un elemento disturbante, no? C'è un problema, per esempio, nei casi delle grandi opere urbane, un problema di gentrification, un problema di cambiamento di habitat, un problema di concentrazione, per esempio, di traffico. Ci può essere, come dire, no, una miriade di problemi che possono portare le persone a costruire un percorso di opposizione. Ora, è anche il fatto di non essere interrogate, che non gli viene chiesto che cosa vogliono. Ma se io abito lì, ma perché mi dovete fare un'altra cosa? Perché dovete distruggermi, no, quello che c'è? È come quello che sta capitando in una molteplicità di città. Taglio alberi per piantare alberi e spendere i soldi del PNRR. E nessuno va a chiedere a chi vive vicino a quegli alberi che saranno tagliati se sono d'accordo o meno che glieli taglino. E capita allora che questi, come dire, vecchietti, no, che giustamente soffrono il caldo durante l'estate, si mobilitino e siano in grado anche in qualche occasione, raramente purtroppo, di bloccare questi obrobri in virtù dei quali non si può più portare nemmeno il cane a pisciare fuori. Ora, dunque, una questione sociale credo, no, che sia alla base anche di del modello che ha presentato prima Massimo e Aurelio, scusa, quello di Aurelio, sul modello di Adico, interessante, basato sul modello prede e predatori. Credo che valga, come dire, la pena, come dire, preoccuparsi, ma io volevo, però prima di arrivare, ecco, a commentare, ecco, il modello di volevo mostrarvi quelli che possono essere una lista, questa è una lista dei cambiamenti climatici. Non è quella che avevamo messo a punto di recente, però abbiamo sbagliato a mettere sulla. Però capite che cos'è che sta avvenendo? Sulla base di quello che ci ha raccontato Massimo, una serie di eventi, no, ambientali stanno cambiando anche le condizioni di riproduzione sociale. In che modo? Allora, la questione interessante è dirgli qual è la mediazione. Come si mediano gli eventi ambientali dovuti ai cambiamenti climatici, dovuti alle siccità, eccetera, con le trasformazioni sociali e gli impatti negativi che possono portare, come no, anche, che ne so, non solo la perdita degli habitat e alle migrazioni. Quali sono le dinamiche che stanno dietro il rapporto tra cambiamento climatico e migrazioni? Voi sapete che, per esempio, questo è un tema assolutamente indagato, molto disaccordo esiste fra gli esperti, non c'è quella che è una definizione condivisa che cos'è il cambiamento climatico e come questo genera delle spinte migratorie,
perché sappiamo tutti che non è sufficiente il fatto che cambino le temperature perché uno si mette in moto e decida di attraversare il Mediterraneo, ma sappiamo ora che queste dimensioni stanno entrando a creare condizioni accelerate e radicali per prendere certe decisioni, che però non possono avvenire anche quelle in assenza di certe condizioni. Per esempio avere 4 soldi per muoversi. Per esempio magari avere un contatto dove si vuole andare. Oppure il fatto che vi sia una spinta ancora più radicale perché una siccità può creare un conflitto armato e ti ammazzano metà famiglia. Oppure il fatto che sei sottoposto a un attacco da parte degli estremisti di ISIS, come è successo di recente in Mali. 200 morti, io voglio capire chi rimane lì, che cosa ci sta a fare in quel paese se quello è stato messo a ferro e fuoco. Ora, ovvio che quando invece abbiamo le dinamiche ambientali che esacerbano condizioni di disuguaglianza, le dobbiamo assolutamente prendere in considerazione e diventano variabili importanti, io non voglio dire definitive, no. Non sono un meccanicista del clima. Non credo che il clima possa essere spiegato o preso a spiegazione causale di tutti gli eventi, come dire, anche a livello storico che sono determinati. Voi sapete che il fatto oggi del cambiamento climatico ci consente anche, come dire, di rivedere con una lente, una visione un po' differente, quelle che sono dinamiche anche storiche. E questo, come dire, è un arricchimento importante dal punto di vista dello studio e anche della spiegazione dei fatti storici. Non di meno rimane il fatto che ci dobbiamo chiedere quali sono le mediazioni che entrano in questa relazione, perché si devono trasformare. Quelli che sono impatti, meccanismi, eventi naturali, ecologici, devono prendere una dinamica nuova. Devono essere mediati per essere applicati e spiegati nel sociale, devono essere in qualche modo decostruiti a livello fisico, ma anche e soprattutto a livello sociale, dell'interpretazione di quegli eventi che fanno sì che si prendano decisioni a livello sociale. Per cui allora può capitare, ad esempio, la naturalizzazione delle disuguaglianze. Perché se noi oggi no. Quello che ci ha spiegato prima Brent sulle grandi 4 categorie della giustizia, che sono tutte molto giuste, cioè ormai la letteratura si muove attorno a queste 4 categorie. Ma guardate bene, stiamo andando nella direzione opposta. Se non c'è né giustizia distributiva, se vi mostro i dati, adesso ve ne mostro alcuni, perché sono, non vi è giustizia dal punto di vista del riconoscimento, no? The reconnaissance justice, che è interessante, ma che cosa implica riconoscimento da un punto di vista di giustizia? Riconoscere la dimensione collettiva delle richieste, la dimensione collettiva delle proteste, la dimensione collettiva delle opposizioni. Ma guardate, quello che oggi non sta assolutamente capitando. Se io protesto contro il taglio degli alberi, non c'è una giunta comunale che si ferma. Se non gli costa molto dal punto di vista politico, continuano e tagliano. Sto facendo un esempio minimo sugli alberi della città, però voi sapete, delle città, voi sapete, attorno a questo c'è un movimento interessato, fatto soprattutto i vecchietti, tra i quali ci sono pure io, che sono un vecchietto anch'io, ma come dire, no. Allora, quelle sono banalità o meritano di essere in qualche modo categorizzate all'interno di una dinamica di giustizia del riconoscimento, cioè di bisogni che non vengono riconosciuti e che sono sistematicamente non solo elusi, ma repressi. Possiamo parlare di altri due tipi di riconoscimento, quello delle opportunità, possiamo ragionare sul sistema educativo, come sta funzionando, sulle disuguaglianze che continuano a generare dopo 40 anni dal libro di Bourdieu e Passeron sulle disuguaglianze legate di classe, no, legate alla scuola. E infine, qual è la quarta che non mi sto ricordando? Allora, Brent, the justice is distributive justice, obviously, is a problem of wages and money. The second one is reconnaissance justice, no? The third one is the opportunity justice, a deliberative justice, the participation.
the participation. Secondo voi siamo in una democrazia partecipativa? Cioè, io vi chiedo se noi abbiamo mai deciso quello che stanno facendo. Ci hanno interrogato. La più avanzato esperimento partecipativo è stato fatto da Macron, che ha raccolto per estrazione 200 cittadini, 150, ai quali li ha pagato i salari, li hanno messi in ferie, no, poi li hanno reclutati a discutere quelle che erano, no, le necessità del paese per transitare in un orizzonte ecologico. L'unica cosa di tutta questa vicenda è stata molto bella, credo che si siano tutti divertiti. Il problema è che di quelle 80 richieste pervenute dai cittadini, lui ne ha ammesse 20, perché le altre 60 andavano contro gli interessi del capitalismo francese. Subito dopo sono successe tutto il resto, gli scontri al bacino nel centro vicino a Bordeaux, sono successe, no, le rivolte delle banlieue. Ci sono state le manifestazioni contro la TAV, ci sono state le manifestazioni condite, come dire, da eventi anche radicali sulle pensioni. Cioè, cosa ha fatto Macron? Organizza un evento, no, di giustizia partecipativa e subito dopo iniziano le proteste nelle piazze. Il risultato è perfetto, mi pare giusto. Se una cosa, se in maniera ipocrita abbiamo i nostri governanti che ci reclutano per fare finta che noi partecipiamo alle decisioni di un governo, è chiaro che poi ti prendi quelli che sono gli esiti di quel processo partecipativo fasullo, che vanno in piazza e ti distruggono mezzo paese, cosa che noi non siamo in grado di fare. Ora, solo per mostrarvi due dati che poi dopo chiudo rapidamente, non so quanto sto parlando Anna Maria, ma guardate, questi sono la crescita delle disuguaglianze nel mondo. Questi sono i dati di Piketty recenti sul 2018 e questa è la quota, come è aumentata il controllo della ricchezza nei loro paesi da parte del decile, cioè il 10% della popolazione più ricca, che è passata dal 25% nel 1980 a controllare il 55%, questo nel caso dell'India, nel giro di circa 40 anni. Cioè è aumentato del 35% il controllo della ricchezza nazionale da parte dei più ricchi. Cioè il decile più ricco della popolazione controlla il 55% in India, poco meno del 50% negli Stati Uniti, cioè il 10% della popolazione controlla il 50% della ricchezza in questi paesi, no? Dove quella più bassa è l'Europa. Perché anche Aurelio prima l'aveva detto, di mezzo c'è un sistema redistributivo del welfare che in realtà, come dire, qualcosina fino adesso, non sappiamo se durerà, ma va in questa direzione. Vi mostro l'ultimo, sto parlando di queste disuguaglianze economiche sulle quali incidono quelle che sono i mutamenti ambientali ecologici globali. Queste sono le disuguaglianze nei diversi paesi del mondo, vedete, sono cresciuti enormemente quelli che sono i cosiddetti paesi in via di sviluppo, che in parte, come dire, fanno un po' riferimento ai cosiddetti BRICS, cioè nel sistema, quando sono stati reclutati tutti ormai nel grande sistema della globalizzazione, quello che è capitato è sì che anche paesi che non erano così ricchi si siano arricchiti, ma quella ricchezza si è concentrata nelle mani di molto pochi. Comunque un 10% non è proprio così poco, sarebbe come a dire nel nostro paese 6 milioni di persone e 54 milioni, come dire, non sono in grado di gestire. Certo, ci sarebbe qualcuno che sta sotto il decile, che magari controlla abbastanza. Questa è la curva, un grafico ad elefante sulla distribuzione, anche questo, dei redditi a livello globale a partire nel periodo tra 1980-2018. L'1% con i redditi più alti ha accumulato il 27% della crescita della concentrazione dell'aumento della ricchezza globale.
Ora, il 50% con i redditi più bassi ha accumulato il 12% della crescita. Ora, voi capite che i temi... Allora, se questi sono i dati economici, capite come dimensioni appunto di natura ambientale entrino, come dire, ad accelerare e radicalizzare questi processi. Chiudo rapidamente con una... Allora, la questione della circolarità, interessante quello che ha detto prima Aurelio, il problema dei cicli. Allora, la questione dei cicli è molto interessante, anche il ciclo predatore, preda, eccetera. Uno perché fa parte di un vecchio dibattito, che penso che voi siete a conoscenza, che avvenne negli anni, fine degli anni 20, ben prima, all'inizio degli anni 20, prima della morte di Max Weber, tra Max Weber e Otto Neurath. E si chiedevano come misurare la ricchezza e come pianificare le spese, gli investimenti, l'economia. Otto Neurath diceva, no, noi possiamo fare un'economia naturale, possiamo misurare i bisogni e su questo investire, produrre quello che è necessario a soddisfare i bisogni delle popolazioni. Weber invece era d'accordo con von Mises e diceva, no, l'unico modo per prevedere e programmare l'economia in termini monetari, sulla base delle previsioni di profitto. Dibattito già avvenuto. Ovviamente ha perso Neurath e hanno vinto invece gli altri, che sono poi, come dire, transitati, von Mises, von Hayek, eccetera, fino ai neoliberisti. Ma il tema del ciclo rimane. Il tema del ciclo è interessante perché ha a che fare anche con l'economia circolare. Il problema della ciclicità del processo di valorizzazione del capitale, come sapete, Marx l'ha studiato in una miriade di testi. Quello che scopre Marx è che il capitale è ciclico, è basato sul fatto di investire, guadagnare, ritornare all'investimento, ripartire con un ciclo di accumulazione che è fatto a spirale, una ciclicità che porta in su, che aumenta la crescita. La ciclicità invece che noi, no, per cui Marx dice, guardate che il capitale è ciclico, ritorna sempre a reinvestire, è un processo di autovalorizzazione, non è solo valorizzazione dell'altro, è valorizzazione di se stesso, autovalorizzazione. Ma lo è a livello monetario. A livello fisico no. Nel terzo volume del Capitale, Marx scrive dell'economia circolare e dice, ma questi capitalisti del tubo, dice, che dipendono da una circolarità estrema del loro processo di autovalorizzazione, perché non sono in grado di recuperare quello che buttano via? 1868. Ora, la circolarità dell'economia e del capitale è chiara. Il denaro è circolare. Più circolare del denaro non ce n'è. Quando noi ragioniamo con l'economia del capitale, è l'economia massimamente circolare che riproduce se stessa. Il problema è l'aspetto fisico dell'economia. Quello che dicevi, che avete detto voi, ma la dobbiamo separare. Perché a volte non capiamo che cos'è l'economia circolare, che non ha a che fare col denaro, col profitto, con gli investimenti. Quella, anzi, circola sempre più velocemente e i tassi, come dire, di circolazione devono essere assolutamente, come dire, rapidi e diminuisce costantemente il tempo di valorizzazione del capitale. Mentre il vero problema è il supporto fisico dell'economia del capitale. E quello invece a fine è una visione linea dove l'entropia entra in gioco. Che cosa si può fare in questa visione? Uno, pensare due modelli che non possono andare insieme. Sono tra di loro dialetticamente collegati, ma la dimensione monetaria del capitale non può essere trasferita nei suoi modelli di funzionamento nella sua dimensione fisica. Questo in parte Georgescu Rego l'aveva capito, ma non era stato in grado di capire la profondità invece del pensiero di Marx su sta roba. Perché Marx l'aveva capita subito,
come le dinamiche monetarie siano profondamente diverse dalla base fisica del funzionamento e del lavoro. La differenza che fa fra lavoro astratto e lavoro concreto è proprio quella, il tentativo di capire come la dialettica del concreto e dell'astratto, dell'astrazione del capitale, sia in grado, come dire, anche di convertire o comunque di influenzare il ciclo concreto di produzione delle merci. Ora, credo che questo, come dire, sia veramente il nodo su cui ragionare, sulla relazione tra l'economia dell'astrazione monetaria e la dimensione invece dell'economia concreta, e come questi siano in frizione l'una con l'altra. Chiudo un minuto la complessità. Ora, negli accoppiamenti che ha fatto prima mostrato Aurelio, ha accoppiato complessità con riduzione dei consumi energetici. Allora, la questione è interessante, perché qua ci scontriamo con due visioni della complessità. Una complessità che favorisce le dinamiche, che possiamo dire, di trasformative e alleggerisce gli impatti, come del sistema di autovalorizzazione del capitale. C'è un'altra complessità che invece che ci racconta Tainter, dalla quale deriva anche un'altra scuola di complessità, che è il fatto che più è complessa una società, più consuma. Più una società è Tainter a un certo punto fa l'esempio della, e guardate, tutto durkheimiano, se ci pensate, la divisione del lavoro all'interno delle società moderne. Lui ha calcolato che ci sono più di 100.000 professioni e posizioni all'interno delle nostre società. Cioè, la specializzazione produttiva e delle operazioni all'interno del sociale di riproduzione si sono talmente frammentate e specializzate, dove possiamo avere 100, 200, 300.000 nuove modalità di fare le cose, tutte una in alternativa all'altra, ma mai, come dire, sostitutive, tutte accoppiate, tutte accumulate insieme. Quella complessità lì è la complessità negativa, che richiede al sistema un aumento continuo di energia per poter funzionare e mantenere l'ordine sociale. Questa è la visione, come dire, della complessità negativa. Laddove non sia più in grado di gestire quella complessità, perché, come succede adesso, vi è una diminuzione della fertilità naturale del capitale, come la chiamava Marx, diminuzione della fertilità naturale del capitale, non è diminuzione della fertilità del capitale naturale, no, della fertilità naturale del capitale, cioè di quello di cui ha bisogno il capitale per potersi autoriprodurre in una dimensione di autovalorizzazione. Bene, quel tipo di situazione sta mettendo in crisi la complessità delle società. Ci stiamo riducendo, ci stiamo semplificando. Le guerre sono fenomeni semplificatori, semplificano la relazione sociale a livello politico, a livello organizzativo, a livello manageriale, a livello ecologico, semplificano. E noi stiamo entrando in una situazione di guerra, di semplificazione. Quando crolla la complessità sociale, si porta con sé però anche, come dire, una buona dose di problemi e soprattutto di conflitti. E questa era la fine del mio intervento, per dirvi che stiamo entrando in una grave transizione, deep transition, una transizione profonda, gravida, scusatemi, di conflitti radicali. Va. Grazie Dario. Allora, io chiudo questa sessione interessante, che è una sessione di apertura di questo convegno, e chiamerei qui Tullio Romita, c'è, l'ho visto, per la seconda edizione del Premio Turismo Sostenibile Peroni Beato. Grazie a tutti per l'attenzione, ci rivediamo in questi giorni. Grazie.
Allora, Heike deve venire qui, che deve stare insieme a te, lo facciamo accomodare. Passativo di mezz'ora. Quindi ci siamo organizzati che li chiamiamo di volta in volta. Ah, di volta in volta, perfetto. Certo. Ma io cedo a te la regia di tutto questo aspetto. No, sto qua, vado via. Certo, lo so che è una certa età, ma essere in grado di fare anche questo. Allora, carica batteria, perché vedo che siamo al 7%, non c'è. Allora, la cartella è questa, giusto? Pavarotti, no, la musica, è quella dove c'è... Cioè, non leggo le cartelle, quali sono? Sì, allora, questa è quella premio, dovrebbe esserci premio. Sì, questo non lo so, questa è la... È la mia, ecco, premio, la... premio piano. Sì, c'è, ecco, c'è slide, premio, definitivo, sì, clicchiamola, vediamo. Ok, ampliamo. Marco Ingrassia, non ci siamo presenti, così la qui carica batteria. Sì, grazie. Carica batteria. Da quei punti. Lo posso manovrare in distanza? Lo può, c'è il telecomando da qualche parte. Ah, vabbè, ok. Io sono da qua. No, va bene, e per andare avanti vado con le frecce. Va bene, perfetto. Grazie. Mi ero portato la giacca e vorrei perché non la uso mai, quindi quando la porto. Grazie. Allora, buonasera. Ne tocca a me indegnamente la presentazione di questa seconda edizione del premio Turismo Sostenibile Pieroni Beato. Ringraziamo tutti i colleghi di Sociologia dell'Ambiente, ovviamente Aurelio in modo particolare ci ha dato tutto il supporto necessario, e la segretaria della sezione, la Maria Zaccaria, per aver sempre sostenuto queste cose, e tutti i partner e patrocinatori che vedete in fondo in modo nemmeno tanto discreto. Allora, era passativa l'idea che dovesse durare 30 minuti, faremo durare 20 minuti questa sessione, per dire questo. Il premio è un'idea che è venuta fuori lo scorso anno, quando ci hanno invitato a Tropea, a Pizzo, per un convegno che doveva parlare di turismo sostenibile. Io ho scritto le cose, ma poi vado a braccio come al solito. E nell'ambito di questo convegno ci è venuta un'idea, dico, perché non riprendiamo una tradizione interrotta ormai da 15 anni, che era quella di questo convegno che più anzianotti ricorderanno, che abbiamo tenuto all'Università Calabria 2006-2009 con cadenza annuale e che nell'ultima versione aveva portato a oltre 30 università italiane e straniere, l'ultima versione del 2009, e che purtroppo era diventata una occasione importante a fine anno. Molti dei presenti sicuramente hanno scritto negli atti di questi convegni, e qua, in un momento in cui ricorderete, specialmente i sociologi dell'ambiente ricorderanno, era molto difficile parlare di sostenibilità, di turismo sostenibile, oltre che di turismo, perché veniva ritenuta una moda, una cosa superficiale, banale, frivola. Quindi poi unirci pure alla sostenibilità diventava un tema
Io devo dire che quel convegno non si sarebbe mai potuto fare se insieme ai sociologi del turismo, ci terrei a ricordare in modo particolare Enzo Scifore, Enrico Ercole, poi si è unito a Stelio Savelli e Nicolo Costa, anche storicamente fra i primi ad aver scritto di sociologia del turismo, non ci fosse stato il contributo dei sociologi dell'ambiente. Era logico che il turismo sostenibile dovesse passare anche dai sociologi dell'ambiente. Ebbene, lì abbiamo trovato la disponibilità di due sociologi dell'ambiente, uno è Osvaldo Pieroni e l'altro è Fulvio Beato. Fulvio Pieroni era un docente di sociologia dell'ambiente presso l'Università della Calabria e Fulvio Beato, ovviamente era l'Università della Calabria a proporre all'inizio a realizzare questa cosa. Fulvio Beato all'epoca era il coordinatore della sezione ambiente e territorio e con grande entusiasmo sposò quest'idea, tant'è vero che già l'anno successivo fondammo anche una collana che però ahimè forse non è bibliometrica, quindi non era molto nota all'epoca, ma che doveva trattare di questi temi di turismo sostenibile. Bene, lì ho appuntato qualcosa del pensiero di Osvaldo e di Fulvio. Purtroppo la tradizione di questo convegno si è interrotto, ma era diventata una cosa molto interessante. Ricordo che particolarmente presente è stata la presenza, scusatemi la cacofonia, di sociologi o di non sociologi o comunque di persone che erano molto attente alle tematiche ambientali, che hanno portato il contributo nelle Cinque Terre piuttosto che nella Costa Romagnola, piuttosto che quando si parla di overtourism, piuttosto che di altre cose ancora, di tutta Italia. E l'abbiamo dovuto interrompere perché Osvaldo, dopo l'ultima edizione del 2009, delle foto molto belle, ma che magari se me le chiedete ve le mando, mi chiamò, lui aveva lo studio sopra il mio all'università, mi chiamò, mi fece vedere che non riusciva a tenere in mano un bicchiere e dopo un po' di tempo venne fuori questa diagnosi che ha portato Osvaldo a non poter più attivamente lavorare in brevissimo tempo e a cui si è unito poi successivamente anche la dipartita di Fulvio, per cui è per questo motivo, non c'è altre ragioni per cui noi abbiamo deciso l'anno scorso durante questo convegno di Pizzo Tromedia, ma perché non cerchiamo di riprendere la tradizione? Forse la cosa migliore non è tanto quella di fare la sesta, la settima, l'ottava edizione del turismo sostenibile, ma di fare qualcosa che sia un premio. Siamo ancora a livello embrionale, questa è la seconda edizione fatta in fretta, faremo la terza, ma sono sicuro che la faremo con un comitato scientifico ancora più ampio, ancora più agguerrito. Perché non cerchiamo di farlo per portare il tema della sostenibilità, usando la metafora del turismo, anche cercando di valorizzare anche sia quello che fanno i sindaci, gli amministratori, le associazioni, ma anche quello che fanno i giovani ricercatori, ma anche i ricercatori non giovani che non vengono valorizzati perché talvolta l'Accademia non è sempre così pronta a capire quando sta cambiando qualcosa e chi scrive vi sta dicendo guardate cosa sta cambiando, ma è sempre stato così e così sarà. Però questo vuole essere un'occasione di questo tipo. Per cui la prima edizione, la motivazione del tema, ve l'ho appena detto, quindi ve la risparmio. La prima edizione del comitato scientifico fatto in casa, c'eravamo io, Enrico Ercole, Carlo Ruzzo, che è molto sostenuto da Fulvio Beato, che ci vuole molto bene, Matteo Colleoni, Giovanni Tocci, Antonella Perri e Gilda Catalano. Queste persone erano quelle che fondavano strutturate che avevano sostenuto questo comitato scientifico e che avevano titolo tutti quanti ad occuparsi compiutamente del fenomeno che abbiamo trattato. Sto parlando del premio, il comitato scientifico della prima edizione del premio, non del convegno del 2009. Ora siamo arrivati, come vedete, molto velocemente, per stare 30 minuti, all'elenco dei premiati. Abbiamo qua degli amici, dei colleghi che ci presenteranno qui di volta in volta a leggere chi è stato premiato con la motivazione. Anche in questo caso, come dicevo, abbiamo fatto un comitato scientifico abbastanza così, molto informale, ma comunque per il quale i nomi che vedete lì abbiamo avuto l'ok per iscritto, ma si può ampliare, ci farà molto piacere e possibilmente strutturare dal prossimo anno anche con l'aiuto della sezione territorio in modo più organizzato, in modo anche meno scientifico, diciamo, quindi questo ci farà piacere. Noi sostanzialmente quest'anno abbiamo fatto una cernita delle tante proposte che avevamo
valutato, è proposto, e abbiamo grosso modo diviso in due categorie, diciamo così, buone pratiche, governance pubblica e ricerca, cercando di privilegiare qualche studioso che avesse portato un contributo innovativo. Io quindi procedo adesso con l'elenco dei premiati, siamo rimasti d'accordo per stare in 30 minuti, non potevamo avere una strada diversa, ma anche del fatto che siccome siamo arrivati molto lunghi, non abbiamo potuto avere, alcuni di loro sarebbe venuti in presenza, arriveranno. Ne abbiamo uno in presenza, molto importante tra l'altro, quindi abbiamo deciso che con lui chiuderemo la premiazione. Io adesso leggo quelli che era l'ordine che ho fatto a mezzanotte e mezza, che è venuto così casuale, quindi pregherei chi deve farlo di venire qui a leggere la motivazione e il nome del premiato, va bene? Volevo dire un'altra cosa, devo ringraziare anche Fabio Corbisero perché come direttore della rivista Fuori Luogo ha dato molta collaborazione anche nel supportare questa attività, oltre che con l'osservatorio che hanno a Napoli, che avete a Napoli e che abbiamo pure noi in Calabria, riprendendo una vecchia tradizione iniziata con Marro nel 96. Bene, proprio a te tocca, Fabio. Ci sta facendo il video, quindi credo. Il primo ad essere premiato è il sindaco del comune di Baculi, nell'area metropolitana di Napoli, Giosi Gerardo Della Ragione, che ha incentrato la sua azione amministrativa sulla sostenibilità ambientale e turistica, sulla legalità, sulla lotta agli abusi edilizi e sulla valorizzazione del territorio e del turismo ecologico. E Tullio mi ha chiesto di dire qualcosa in più rispetto alla sintesi di questa motivazione, appunto, che candida il sindaco di Baculi a questo premio, di cui ringrazio Tullio. Sì, in realtà il sindaco di Baculi qualcuno di voi lo conoscerà. Lui è molto social, diciamo, è un sindaco che ama personalmente comunicare non ciò che verrà fatto, ma ciò che è stato già fatto, che è in corso. È un sindaco che si muove su diversi fronti, dalla criminalità, dal contrasto alla criminalità organizzata al turismo sostenibile. Quindi vi leggo un suo post di due giorni fa, è un post fra virgolette estivo che in realtà poi prepara il territorio per la prossima stagione e per gli anni a venire. Il sindaco scrive sul suo profilo social Facebook: è tornata la sabbia, abbiamo demolito un'altra piattaforma di cemento sulla spiaggia di Baculi, così restituiamo Case Vecchie, che è un borgo di Baculi, a tutti i bacolesi, a tutti coloro che amano la nostra città, così difendiamo la bellezza, il paesaggio e i beni pubblici. Guardate che spettacolo, via i capannoni, via i cancelli, via le reti, via il filo spinato, via i citofoni, via gli abusi edilizi sul nostro litorale. Erano lì da oltre 50 anni, li stiamo rimuovendo con le ruspe. Realizzeremo campi sportivi, giardini, aree relax. Un atto di giustizia. Ci voleva solo buona volontà e coraggio. Ci siamo riusciti. Insieme possiamo tutto, un passo alla volta, anzi, uno scempio alla volta. Questo, diciamo, è la motivazione aggiuntiva per cui abbiamo candidato questo giovanissimo sindaco del comune di Baculi al premio. Sembra che gli ultimi fatti di Caivano non possono che giunge il nostro augurio di buon lavoro. Giosi li ha già fatti, questo sindaco, delle cose, quindi adesso lo passiamo. No. Adesso, non ricordo chi è che deve fare David Mascali, chi lo deve fare? È Silvia. Bene, Silvia Silini ci introduce su David Mascali. Allora, la scelta di dare questo premio
David Mascali deriva dal fatto che David Mascali è il presidente, quindi in realtà diciamo l'azione e la pratica che ci è parsa meritevole di questo premio è quella del presidio partecipativo del patto del fiume Simeto, che opera qui in Sicilia, nell'area catanese. Questo presidio raggruppa, leggo la motivazione, raggruppa decine di associazioni e singoli cittadini della valle del fiume Simeto in Sicilia e che opera dal 2015 per promuovere un piano di sviluppo sostenibile di tutela proattiva della valle, dei suoi ecosistemi e delle comunità umane che vi risiedono. Solo due parole in più: noi abbiamo incrociato questa esperienza nell'ambito di una ricerca che abbiamo fatto con Anna Maria Vitale e abbiamo fatto diverse interviste a soggetti che partecipano a questo presidio, compreso a David Mascali, e quello che ci ha colpito è diciamo proprio questa capacità di animare il territorio nella direzione recuperare diciamo questo paesaggio, per cui i risultati dal 2015 sono stati capaci di attivare un ecomuseo, sono stati capaci di attivare un biodistretto, hanno scritto la strategia d'area perché una rientra tra le aree pilota della SNAI, e quindi diciamo in questo senso la decisione di questo premio. Ovviamente talvolta non premiamo la persona, ma la persona ritira il premio per qualcosa che ha fatto la collettività o l'associazione. Successivamente abbiamo il professor Tocci, Giovanni Ieni, che ci spiega perché abbiamo deciso di dare a Rosanna Mazzia, che ci saluta tutti, ci salutano tutti. Salve, allora, il premio va alla sindaca di Roseto Capospunico, un piccolo borgo della provincia di Cosenza, Rosanna Mazzia, per l'impegno profuso attraverso l'Associazione Borghi Autentici d'Italia nello sviluppo sostenibile e di qualità di decine di piccoli comuni italiani, partendo dal paese calabrese di Roseto Capospunico, di cui è sindaca appunto, mettendo al centro delle strategie e delle azioni la tutela dell'identità, il paesaggio, il proprio modo di vivere, la storia e le tradizioni. Aggiungerei semplicemente, la dottoressa Rosanna Mazzia è anche presidente dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, e in un momento in cui i borghi sono ritornati ad essere, tra le altre realtà, diciamo un oggetto molto come dire, attenzionato, pensiamo per esempio al tema dello spopolamento e quant'altro, fondi PNR eccetera eccetera, ci sembrava insomma come dire, appropriato consegnare il premio alla sindaca di Roseto Capospulico perché si sta impegnando tanto in, diciamo, in questa direzione. Grazie. Grazie a voi. Sì, se posso aggiungere velocemente, Rosanna Mazzia non è solo sindaca, ma in realtà è presidente dell'associazione ed è l'associazione, rispetto ad altre associazioni, una caratteristica che non è business to business, cioè non vende nulla ai comuni, non vende disciplinari, non vende altro che invece associazioni anche più antiche fanno e che quindi non hanno come finalità quello che invece per loro è il recupero vero, così come, scritto, come dice Giovanni, della tradizione, dell'identità, eccetera. Bene, adesso passiamo alla parte ricerca. Devo dire che Gilda Catalana ha deciso di non voler venire a fare qui le presentazioni, se no gliene avremmo data qualcuna pure a lei. Marco Bizzi, se non sbaglio, lo presento io e quindi passiamo alla parte ricerca. Marco Bizzi, per il suo percorso di dottorato svolto, fortemente incentrato sul governo sostenibile del territorio e sull'identificazione di nodi cruciali dell'implementazione di politiche pubbliche per lo sviluppo locale. Marco Bizzi, dottorando di dottore di ricerca di Perugia, di Università di Perugia, è stato segnalato. Ognuno di quelli, dei soggetti che stiamo premiando, sono stati segnalati da almeno due o tre, o comunque due o tre hanno sostenuto subito la candidatura di questi nomi, perché viene fuori da un elenco di 40 nomi che abbiamo raccolto, che abbiamo girato nel comitato scientifico e a chi di volta in volta si aggiungeva al comitato scientifico. Quindi complimenti a Marco Bizzi, che non c'è, e al quale dediremo una splendida pergamena. Ognuno di questi prenderà una splendida pergamena. Adesso chiedo di venire a
Paola De Salvo, prego. È un doppio onere a questo punto, visto che ti tocca. Buon pomeriggio, sempre in questa sezione dedicata più all'attività di ricerca è stato deciso di premiare Elia Fiorenza, dottore di ricerca in questo caso dell'Università della Calabria, per l'impegno e l'altruismo nella promozione della riflessione del dibattito scientifico interdisciplinare dedicata al ruolo che potrebbe avere la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale nelle regioni italiane che, come la Calabria, non sono state attraversate da processi compiuti di industrializzazione, con esplicita apertura agli stimoli proposte dai giovani ricercatrici e ricercatori. No, aggiungo solo che ha riportato la tematica dell'archeologia industriale in una regione dove di industrializzazione se ne è parlato, no? Tranne Crotone. Rimani qua. Rimango qua e con particolare piacere, insomma, che leggo la motivazione del premio assegnato ad Antonella Perri dell'Università della Calabria, che fra i risultati delle sue attività di studio e ricerca dedicate ai processi di sviluppo locale ha posto in evidenza già a partire dal 2009 quale fenomeno sociale rilevante il tema del turismo delle radici. In particolare riguardo al recupero, al mantenimento dell'identità locale e all'attaccamento ai luoghi d'origine fra gli immigrati e per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità dell'entroterra. Solo una parola per Antonella, insomma, è diciamo, una studiosa che da tempo si dedica ovviamente con passione, interesse e di estrema dedizione a questo tema, e quindi è con grande piacere che ho letto questa motivazione. Che è presente in aula. Che è presente in aula, quindi... Forse a lei glielo possiamo dare anche a mano. No, ma ti puoi far vedere per subito. Va bene. Non lo sa, è veramente una sorpresa. Come avete visto, ci sono degli omissis nell'assegnazione dei premi, perché li abbiamo fatti circolare via internet. Non potevo... Sì, abbiamo finito. Però, no, vorrei dire che di questo tema ne abbiamo appena parlato a Roma, proprio c'era pure via Fiorenza con Antonella Perri, con Fabio, dove abbiamo presentato questo numero speciale di... Sì, lo so. Lo so, conservato per ultimo. Questo numero speciale della rivista Polirolo, Ruturism, quindi è open access, chi vuole può leggerlo. Ho visto che anche altri sociologi ben più noti si sono occupati in questo periodo del tema, ci fa piacere, vuol dire che già dal 2009 forse avevamo trovato una strada che veniva fuori dallo studio dei processi di sviluppo locale sostenibile. Bene, a questo punto metto gli occhiali, perché ho una certa età, e quando uno ha una certa età deve usare gli occhiali. E ritornare. Prego Debra di venire alla premiazione che riguarda Michele Gian Siracusa. Io credo che il dottor Gian Siracusa, siccome è presente, se il professor Angelini ce lo permette, la invitiamo qui. E lei è uno dei premiati presente, oltre che, tra l'altro, un vostro quasi concittadino. Prego. Io ho avuto il piacere di conoscerla ora di persona. Lei si accomoda mentre la dottoressa Scilio, che la conosce bene, insieme alla professoressa Caltalano, ho pensato che poteva essere un po' importante. Allora, si è deciso di assegnare questo premio al sindaco Michelangelo Giansiracusa e al comune di Ferla per l'impegno profuso nella tutela del proprio territorio e nella diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, che si è tradotto, io l'ho incontrato solo nell'ultima parte di questo percorso, nella nascita di una delle prime comunità energetiche rinnovabili e solidali italiane. E lascio la parola a lui che ci descrive il loro articolato percorso nella tutela del proprio territorio, e teniamo conto che anche il Comune di Ferla fa parte della rete dei borghi autentici e ci racconta un po' della sua piccola grande comunità energetica. Grazie. Buonasera. Io ovviamente 3 minuti no, perché abbiamo superato i 60, però veramente la ringraziamo per essere qui presente. Prego. Non so se il professor Angelini e la professoressa Zoccaria vogliono poi chiedere qualcosa, visto che abbiamo il caso di studio qui vicino. Prego. Buonasera, intanto grazie per questo riconoscimento. Come diceva il professore, non è un premio alla persona, ma alla comunità di Ferla, che ho l'onore di amministrare insieme alla mia giunta da 12 anni. È un percorso
di sostenibilità che, come dire, parla di molti dei temi che voi affronterete in queste tre giornate, dal tema dei rifiuti all'economia circolare, al tema del riuso delle acque e dal 2015 anche al tema delle politiche energetiche alternative. Sono contento di condividere questo premio oggi con la professoressa Marisa Meli, che è ordinario di diritto civile del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, e grazie alla collaborazione appunto con l'Università di Catania siamo stati tra i primi comuni in Italia a realizzare una comunità energetica rinnovabile che funziona a Ferla dal maggio, in realtà dal febbraio del 2022. Con la dottoressa ci siamo incontrati a Bologna due settimane fa in una summer school nazionale. La nostra comunità è una delle prime in Italia ad aver distribuito gli incentivi che il GSE ha erogato per questa nuova forma di stare in un centro, come dire, dell'area interna e vivere una condivisione e quindi una prossimità legata a un bene che diamo per scontato, che non è più così scontato. È stato un processo partecipativo dal basso, il comune è stato proattivo e come dire, il facilitatore di questo processo. Attendiamo dei decreti attuativi che consentiranno di applicare questa pratica in contesti più ampi e quindi insomma sono contento di ricevere questo premio, perché non è un premio, ripeto, alla persona, ma a una comunità che crede nella prossimità, nella resilienza, al di là, questo lo vorrei sottolineare, del tema delle risorse. Spesso non è un tema, come dire, centrale. Qualcuno pensa che è un tema solo di investimenti infrastrutturali e di grandi risorse, in realtà non è così, perché le risorse ci sono, c'è soltanto un tema di visione e di coraggio anche di andare oltre a volte il proprio ruolo, nel senso di, come dire, di fare bene quello per cui siamo chiamati appunto a stare nella comunità in cui viviamo. Quindi questo è, qui finisco, vi ringrazio. Vorrei invitare la professoressa Meli a ritirare insieme a me questa pergamena, perché no, vieni, perché diciamo non è una roba solo della mia comunità, ma è una collaborazione, e qui diciamo la ricerca in questi giorni si interroga, e quindi il connubio tra appunto l'università e il territorio crea poi progetti virtuosi, e quindi era un modo anche per dire grazie a loro e a tutti quelli che hanno contribuito per realizzare questo progetto. Grazie a voi e vi auguro buon lavoro. Domani, quando Deborah parlerà della nostra comunità energetica, probabilmente riuscirò anche a fare un salto e a condividere questo momento. Grazie e buon proseguimento. Professore Angelini, visto che la professoressa è venuta a salutare lei, adesso farà lei una domanda alla professoressa. Beh sì, ho trovato un accordo. Sono venuta con tanto piacere, perché veramente Michelangelo Gianciracusa davvero è sempre stato una risorsa per il suo territorio, e sono stata sempre contenta di affiancarlo in queste occasioni e in altre, e devo dire la verità, ne ho approfittato anche per salutare Aurelio Angelini, che mi aveva mandato l'invito per questo convegno. Non sono una sociologa, anche se ho sempre nel mio lavoro cercato contaminazioni tra diverse branche del sapere, che sono sempre davvero una marcia in più, un percorso virtuoso, quindi sono contenta di essere qua soltanto anche per questa parte finale della giornata. Grazie. Grazie a voi, grazie al sindaco. Io credo che possiamo chiudere. Sì, una cosa velocissima, vi chiedo scusa se vi rubo un minuto per ricordare il mio maestro, il professor Pieroni, di cui quest'anno cade il decennale della dipartita. Grazie professore. No. Michelangelo, ci ho tenuto tantissimo e ringrazio tutto il comitato scientifico che ha accettato alla vostra candidatura, la candidatura di Ferla, perché Osvaldo era un professore che ci teneva tantissimo a farci guardare oltre la dimensione energetica, oltre la dimensione sociale, oltre la dimensione economica. Una dei miei mantra è sempre, che è un qualcosa che lui mi disse, è sempre stato: prima di parlare di qualcosa devi conoscerle bene in tutte le sue sfaccettature. Un esempio di tutte le sfaccettature era il comune di Ferla, quindi sono felicissima anche della vostra capacità di creare rete, di creare grazie, Deborah. Connubio.
Sì, un secondo solo, Tullio, tu lo sai che ci tengo tantissimo. Voglio salutare. E sto rompendo il protocollo e le chiedo scusa, professore. Vorrei ricordare Osvaldo e anche Fulvio Beato, che Osvaldo è stato il mio maestro, ma Fulvio Beato è stato il mio primo grande amore accademico, quindi ricordiamolo, un applauso per entrambi, che ci mancano tanto. Va bene, grazie Deborah. Grazie Deborah, ovviamente avevamo... Niente, ci salutiamo. Ci diamo appuntamento alla terza edizione, spero che il comitato scientifico si aprirà ancora un po', siamo già una ventina, ma se saremo anche in più, spero tanto nella sezione territorio che ci dà una mano a coordinare questo, nello strutturale chiedo proprio ad Aurelio anche molto amichevolmente anche una mano per questo premio. Tanto, ci dispiace perché questi due amici non ci sono più. Due grandi cari amici nonché maestri, almeno per me sono stati due grandi maestri, sia Fulvio che Osvaldo, che eri un nome ricorrente, sempre io presente. Rileggo sempre la prefazione che lui ha fatto nel mio libro sul ponte sullo stretto, che racchiude una grande passione civile, una grande competenza da sociologo, nonché un uomo che leggeva, interpretava la realtà e i luoghi, non a caso era un appassionato di fotografia, per lui, ma non voglio dire altro, rimane nel mio cuore l'amico Osvaldo, così come Fulvio. Bene, una comunicazione di servizio, domani comincio una giornata... Io vado via, solo ti ringraziamo immensamente. Ecco, no, finito il mio ruolo, adesso sei tu che ci devi... No. Grazie di tutto e grazie a tutti, grazie. Grazie a te, grazie a voi per questa bella testimonianza che ci avete dato. Allora domani mi raccomando, iniziamo con puntualità, alle 8:30 iniziamo a fare le registrazioni, saremo più del doppio di quelli che siamo oggi, in base alle stime delle iscrizioni che noi abbiamo e alle conferme che abbiamo ricevuto, quindi vi prego la puntualità, se no altrimenti rischiamo di far saltare tutti i passaggi concatenati dell'attività di domani e di dopodomani. Quindi già alle 8:30 iniziano le iscrizioni, alle 9 iniziamo con i lavori, con i saluti, poi come sapete da programma ci sarà una prima relazione, quella della collega Enrica Morricchio, che ci parlerà delle diseguaglianze di cui oggi già abbiamo avuto un'anticipazione da parte di Dario. Buonasera a te. Scusa Aurelio, ho dimenticato una cosa gravissima. Vi portiamo i saluti della famiglia Pieroni. Loredana questa volta non poteva venire, ha voluto mandare una targa ricordo a tutti noi, quindi anche a te, al comitato scientifico. E vi mando a tutti un grande abbraccio, quindi la consegno a te. Grazie. Questa conferenza inizia bene, domani mostreremo anche la medaglia che il Presidente della Repubblica ha assegnato alla 14ª conferenza di sociologi dell'ambiente, la mostreremo, perché è un atto che ha voluto fare il Presidente della Repubblica per quelli che sono i temi e per quelle che sono le attività che i sociologi dell'ambiente fanno nel nostro Paese. Quindi molto importante, domani la mostreremo, ce l'ho qua con me, questa medaglia l'abbiamo messo negli atti. È un fatto da sottolineare, non avviene spesso che in ambito accademico vengano consegnate delle medaglie, soprattutto nell'ambito umanistico, e quindi è importante. Bene, a domani allora. Domani qui è la plenaria, è qui. Poi